Buongiorno a tutti, benvenuti e grazie di essere qui per questo workshop a cui l'Istituto tiene molto. Mi sentite? Ecco. Bene. Allora, grazie, benissimo, grazie per essere qui in questo giorno di luglio con questo caldo. Questo testimonia l'interesse per l'argomento, che è un argomento a cui l'Istituto tiene molto. E che ha adesso l'onore di condividere con voi nei suoi risultati più importanti. Intanto, si tratta di un workshop Istat-Sistan, e questo è da sottolineare perché il Sistema Statistico Nazionale è un attore imprescindibile per poter arrivare alla misurazione della fragilità dei territori. In questo ambito, l'Istituto Nazionale di Statistica rappresenta un ruolo, diciamo, di data steward, quindi di coordinamento e di messa in integrazione delle fonti disponibili. Certo è che costruire un indice di fragilità comunale è un'impresa importante e difficile. Userei l'aggettivo complesso per definire questo risultato. E ovviamente per noi si tratta di una misura che servirà sicuramente per capire a che punto siamo arrivati nel percorso verso l'Agenda 2030. Conoscere i territori e misurarne la fragilità ci dà anche un'idea di quanto manca rispetto agli obiettivi di sviluppo, rispetto al coronamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile che ci siamo posti e che condividiamo. Certo, per affrontare un tema così complesso è necessario dotarsi di definizioni chiare. Ed è questo il primo, passo che abbiamo mosso e che condividiamo oggi con voi. Per la statistica, un territorio è fragile se è esposto a rischi di origine naturale e antropica e a criticità nelle principali caratteristiche demosociali della popolazione e del sistema economico-produttivo. Ora, la fragilità, porta con sé un'idea di robustezza che potrebbe essere considerata al suo opposto. Ma forse più che di robustezza, di resilienza e direi forse in positivo di vitalità. E allora, proprio per questo, nella scelta delle dimensioni, da misurare, abbiamo individuato 12 indicatori, il cui significato poi esploreremo nel corso della mattinata, il cui significato sia incontrovertibile. In questa premessa, però, mi tocca, il compito di, condividere il fatto che la fragilità non è una condizione rara. Anzi, secondo i dati, 2018-2019, il 49% dei comuni italiani si colloca, nei 5 decili con l'indice di fragilità complessiva più elevato. E il 9% presenta i livelli massimi. Allora, questo per dire che il fenomeno è complesso, ma diffuso e quindi è necessaria la produzione di quadri informativi che siano chiari e comprensibili a tutti i portatori di interesse. Quindi, combinazione di 12 indicatori elementari che descrivono le principali dimensioni territoriali, ambientali e socio-economiche della fragilità dei territori comunali. Per il momento sono disponibili le elaborazioni relative agli anni 2018-2019. Oggi rilasciamo le elaborazioni, relative al 2021. La geografia comunale che abbiamo utilizzato è quella vigente al 31 dicembre 2021. Questo approccio, così granulare perché i comuni sono più di 8.000 in Italia e hanno delle estensioni variabili e anche molto piccole in alcuni casi, questo approccio permette di rendersi conto che oltre alla sofferenza che è ben nota del Mezzogiorno e delle aree interne, le diseguaglianze fra territori sono un po' dappertutto. Non c'è nessuna regione che ne sia priva.
Se prendiamo per esempio le zone limitrofe alle grandi città, anche in quelle più ricche del nord, ci sorprenderemo perché si trovano comuni con un indice di fragilità molto alto. Le mappe che sono disponibili sulla piattaforma e che impareremo a usare insieme al dottor Arru e al dottor Mazziotta tra poco sono in alcuni casi molto impressionanti. Sono mappe che possono essere usate in modo flessibile dagli utenti finali, cioè possiamo definire anche, oltre ai confini comunali, altri raggruppamenti. Possiamo ad esempio guardare le aree interne che sono importanti. I 12 indici elementari sono diffusi in maniera separata, singola, e lasciano all'utente finale la possibilità di aggregazioni funzionali alla conoscenza che l'utente vuole raggiungere. L'Istat, dal canto suo, poiché per i fenomeni complessi è necessario dare anche uno sguardo d'insieme sintetico, fornisce e costruisce un indice composito. Quindi, ricapitolando, 12 indici elementari, un indice composito che misura quattro dimensioni, quella territoriale, con fattori di rischio e di marginalità che sono derivati direttamente dalle caratteristiche geomorfologiche e infrastrutturali del territorio, una dimensione ambientale che quantifica le esposizioni delle risorse ambientali e naturali a fattori di pressione antropica sulla salute, dell'intero ecosistema, una dimensione sociale che considera le condizioni di debolezza del capitale umano, che limitano la capacità di affrontare situazioni critiche e shock avversi attraverso la struttura per età e la dinamica della popolazione, il livello di istruzione, l'occupazione. Infine, ma non ultima, la dimensione economica, cioè i fattori di criticità che derivano dalla struttura del sistema produttivo, come la bassa densità del tessuto imprenditoriale e i bassi livelli di performance in termini di produttività del lavoro. Bene, per chi è esperto e tecnico statistico, esperto del mestiere, sa bene che la definizione di fragilità e i temi che ho evocato costituiscono una sfida importante perché le mappe che restituiamo non sono mappe riferite soltanto agli individui e alle famiglie che abitano il territorio. Non sono mappe riferite soltanto ad altre popolazioni, come possano essere quella delle imprese o quella delle istituzioni. Non sono mappe soltanto geografiche, lo sappiamo. Quindi è un'innovazione nella produzione questa, perché fornisce insieme una rappresentazione della vita sul territorio, ponendo accanto e insieme le popolazioni obiettivo delle statistiche che lo abitano. Allora, è ovvio che una sfida così importante ha dovuto scontrarsi con la disponibilità dei dati e non solo la disponibilità. Diciamo che la loro efficacia nel rappresentare queste quattro dimensioni e al tempo stesso garantire quello che la produzione si pone da sempre come obiettivo, cioè l'accuratezza della misura, la coerenza e la confrontabilità dei dati disponibili a livello comunale, perché nel momento in cui viene fornita una rappresentazione cartografica, qualsivoglia siano i confini, è ovvio che ciascun'area deve essere pienamente confrontabile, il valore di ciascun'area deve essere pienamente confrontabile in termini di descrizione, di unità di misura, di fonti, di formule di calcolo con quello degli altri. E infatti il nostro lavoro è accompagnato da una nota metodologica piuttosto accurata. Ora, non entro in questa introduzione nella descrizione dei 12 indicatori, che sarà un aspetto illustrato poi nella relazione successiva dal dottor Mazziotta. Però vi voglio dare qualche flash di interpretazione in maniera che rimaniate con il messaggio che il tema è complesso, importante e urgente. Ad esempio, limitandosi ai dati di qualche anno fa,
Quindi non togliamo niente alla possibilità di migliorare. I residenti del 19% dei comuni italiani impiegano almeno 45 minuti per arrivare in auto privata al primo polo dotato di servizi primari. Altro flash, lo spopolamento. I dati sullo spopolamento sono l'immagine di un fenomeno che non sembra arrestarsi. Il 56% dei comuni italiani assiste a un decremento della propria popolazione, arrivando a valori che a volte vanno sotto lo zero nel campo di variazione dell'indice. Ora, tutto questo è vissuto in prima persona dalle popolazioni di persone, da aziende, dalle istituzioni, in un modo, come vedrete dalle rappresentazioni, molto frammentario, che richiede quindi, da parte dell'istituto, la possibilità di fornire tramite le dashboard e le cartografie la possibilità, dicevo, di aggregare non solo a livello comunale, ma anche per altre aree territoriali. Quindi è stato un lavoro intenso, un lavoro che è iniziato, direi, 2 anni fa. Ed è stato un lavoro compiuto da una task force interna all'istituto, che è stata composta da esperti del Dipartimento della Produzione Statistica, che rappresento, del Dipartimento Metodi e Tecnologie per la Produzione e Diffusione della Informazione Statistica e dalla Direzione Centrale Rapporti Esterni, che è qui rappresentata dal dottor Colombo e che nel SISTAN svolge un ruolo di coordinamento e di informazione fra gli enti. Non a caso, la seconda parte di questa mattinata ospita dei contributi che provengano anche da fuori Istat, diciamo così, dal territorio. Insieme alla task force, direi insieme, ma successivamente è stato costruito un gruppo di lavoro che ha esaminato la serie storica dei risultati dell'indice di fragilità comunale per il 2018, per il 2019 e per il 2021, quindi anche per l'anno che rappresentiamo qui oggi. Questo gruppo è costituito da esperti esterni, alcuni di loro li vedo in sala stamani. E ha avuto come finalità, lavorando veramente in poco tempo, perché il gruppo è stato costruito a maggio, il 6 maggio di quest'anno, ha avuto come finalità quello di fornire un'analisi critica della qualità e della coerenza dei risultati della combinazione dei 12 indicatori elementari che sono stati usati per descrivere le principali dimensioni usate appunto per la definizione della fragilità e per la costruzione dell'indice. Quindi si tratta di un lavoro che Istat ha svolto al suo interno e che ha condiviso. Vedremo più tardi, dopo la relazione e dopo il panel con il dottor Cruciani e il dottor Gazzelloni, che prefigureranno dove vogliamo anche andare. Da qui, quindi apriranno un po' all'attività futura, avremo un'occasione di discussione con la sala. Io sintetizzerò, scusate, i risultati di questo lavoro che abbiamo compiuto insieme al gruppo di esperti e ci saranno, credo, interventi e integrazioni. Questo per dire che Istat si assume ovviamente la piena responsabilità della produzione dell'indice, ma è consapevole che da soli non si ottengono risultati importanti, specialmente quando i fenomeni sono complessi sia nella loro definizione e per la produzione statistica, ma anche per il loro uso e la loro interpretazione. Abbiamo pensato molto 2 anni fa, all'inizio, sotto la presidenza di Giancarlo Blangiardo, se fosse opportuno o no lanciarsi in questa avventura. Abbiamo deciso per il sì, sia perché il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza aveva bisogno di indici che fossero riferiti a territori piccoli, i comuni, territori di governo,
e avesse con questi indici una rappresentazione appunto sia delle potenzialità ma anche delle fragilità dei territori. E poi abbiamo pensato che poiché la realtà è complessa e lo sarà sempre di più, conviene anche allenare gli utenti esterni a una lettura che va oltre le percentuali semplici che talvolta proponiamo per rappresentare i fenomeni. Quindi, quattro dimensioni, 12 indicatori, nella consapevolezza che ognuno può fare le sintesi che crede, noi ne offriamo una, testata anche su altri fenomeni, e ci apriamo alla possibilità, che la statistica ufficiale certamente sempre coglie, di cambiare i 12 indicatori, farli evolvere, seguendo quello che sarà lo svolgersi della vita del paese. Quindi, vi ringrazio ancora e credo che si possa procedere a scartare questo regalo e a vedere il contenuto su cui io vi ho dato alcune parziali per il momento indicazioni. Quindi lascio la parola a Matteo Mazziotta, al dottor Matteo Mazziotta e al dottor Arru, non so in che ordine, lascio a loro il piacere anche di presentarsi. Grazie a tutti. Non si vede niente. Eh? Ora sì, ok. Grazie mille della parola, buongiorno a tutti. Questa, devo dire, puntualissima presentazione della direttrice, la professoressa Pratesi, che, devo dire, in pochi minuti ha sintetizzato perfettamente, questo è il luogo giusto. Il lavoro che è stato fatto in questi 2 anni. Corre per forza? Allora. Scorrerò invece di fare invio. Allora, che cosa abbiamo? Possiamo mettere come modalità presentazione, è più facile? Vabbè, se no scorro. Beh, scorro, non ti preoccupare. Allora, va bene, qualche problema tecnico, ma insomma. Allora, che succede? Succede che per misurare la fragilità a livello territoriale, che poi adesso vedremo, noi abbiamo bisogno innanzitutto di capire di che cosa stiamo parlando, che fenomeno è, e soprattutto capire che il fenomeno non è un fenomeno unidimensionale, altrimenti non ci avremmo lavorato 2 anni, avremmo preso semplicemente un indicatore elementare, una dimensione, e avremo fatto vedere quella dimensione là, dicendo questa è la nostra fragilità, la fragilità che così come la legge l'Istituto Nazionale di Statistica. Ebbene no, sono fenomeni questi, come abbiamo visto la settimana scorsa alla Conferenza Nazionale di Statistica, lo stato d'avanzamento dei lavori, della povertà educativa, altro fenomeno nel quale l'Istituto Nazionale di Statistica si è cimentato nella misurazione, abbiamo visto che sono fenomeni complessi e multidimensionali, qualcuno usa O invece che E. Mi piace dire complessi e multidimensionali. E
Perché? Perché rappresentano o vogliono misurare una variabile latente. Che cos'è una variabile latente? La variabile latente è qualcosa che c'è, che esiste, che è nella nostra vita, ma noi non riusciamo a vederla direttamente. Allora, se guardiamo il Vertumno, no? dell'Arcimboldo, questo quadro che rappresenta il dio romano delle stagioni, sostanzialmente, che cosa vediamo? Vediamo la raffigurazione dell'imperatore Rodolfo II, okay? Che è appunto rappresentato e vestito come il Vertumno, cioè il dio romano. Noi cosa vediamo? Una persona, ma non è una persona, è una rappresentazione costruita utilizzando diversi oggetti, in questo caso frutti e ortaggi. Quindi è veramente l'imperatore Rodolfo? No. È veramente una persona? No. Sono le quattro stagioni rappresentate? No. È un fenomeno complesso che noi riusciamo a disegnare e che, essendo all'Istat, dobbiamo necessariamente voler misurare. Allora, questa è una variabile latente. Una variabile latente chiaramente è qualcosa che, appunto, per essere rappresentata ha bisogno di ciascuno di quei frutti e di quei ortaggi che, componendoli, mettendoli insieme, ci dà una rappresentazione. E questa rappresentazione è quella che noi vogliamo quantificare, cioè noi vogliamo associare a quella rappresentazione un numero. Un numero e uno solo. La storia viene un po' da lontano, per la verità. La professoressa Pratesi ha fatto già, ha già introdotto il fatto che in realtà abbiamo avuto degli stimoli legislativi per avviare questo lavoro. L'Istat non è la prima volta che si occupa di queste cose. Veniamo dalla vulnerabilità, comunale, intesa maggiormente in senso delle famiglie, che era stata calcolata sui dati del censimento del 2011, che ci consentivano di avere dati comunali, indicatori comunali, fino ad arrivare appunto alla nostra, l'indice di fragilità comunale, che per i primi due anni, 18 e 19, è stato presentato prima di Natale, il 20 dicembre. Allora, ci sono delle similarità e delle differenze tra questi due indici compositi, però tendenzialmente hanno cose uguali, cose diverse, però lo spirito è un po' lo stesso. Che cosa abbiamo fatto adesso? L'ha detto prima la professoressa, mi è piaciuta, me lo sono segnato. In realtà la nostra fragilità è una rappresentazione della vita sul territorio. Ebbene, come sappiamo, la vita, caspita, se non è multidimensionale e se non è rappresentata da diversi fattori, altro che Vertumno. Allora, la vulnerabilità sociale e materiale che avevamo calcolato in realtà si basava su tendenzialmente sulle famiglie, non la vita nel suo complesso all'interno del territorio. E allora, la prima cosa da fare è definire il fenomeno. Su questo vado un po' veloce, la professoressa è stata molto chiara. Cioè, noi vogliamo definire la fragilità cercando di non fare, la parte dell'elefante, cercando di districarci sostanzialmente nella cristalleria per rompere meno cose possibili, che in senso statistico significa che cosa quando abbiamo a che fare con la complessità e con la multidimensionalità? Significa perdere meno informazione possibile. Cioè, abbiamo un fenomeno multidimensionale, complesso, e vogliamo misurarlo. Per misurarlo, evidentemente, dobbiamo semplificare le cose. Dobbiamo stare attenti, però, a rompere, meno vasi possibili. E allora, che cos'è la nostra fragilità? È l'esposizione di un territorio ai rischi di origine naturale e antropica e alle condizioni di criticità connesse con le principali caratteristiche demosociali della popolazione e del sistema produttivo. Quindi abbiamo l'origine naturale e antropica, abbiamo le caratteristiche demosociali, abbiamo il sistema economico produttivo, abbiamo i quattro pillars di cui parlava la direttrice. E allora, quali sono questi quattro pillars? Abbiamo certamente le caratteristiche geomorfologiche e infrastrutturali di un territorio, quindi chiaramente dei fattori di rischio che hanno e di marginalità che sono collegati con queste caratteristiche. Abbiamo i fattori di pressione antropica sulla salute dell'ecosistema e in questi indicatori che abbiamo selezionato vedrete declinare questi quattro pillars. Dopodiché abbiamo le condizioni di debolezza del capitale umano che quindi limitano la capacità di affrontare situazioni critiche, di shock, per la struttura, per l'età, per la dinamica della popolazione o l'istruzione o il lavoro. Abbiamo messo poi due indicatori
tra i 12 che possano rappresentare i fattori di criticità derivanti dalla struttura del sistema produttivo. Quindi ci riferiamo alla bassa densità del tessuto produttivo e a bassi livelli di performance in termini di produttività. Da questi 4 pillars decliniamo i 12 indicatori che poi siamo andati a che devono poi rappresentare la nostra fragilità e che poi, come dire, verranno sintetizzati in un'unica misura che ci possa delineare quella cartografia e quella definizione, misurazione del territorio inteso come rappresentazione della vita delle persone sul territorio. E allora, chiaramente, in questi 12 indicatori potrete vedere chiaramente i 4 pillars che sono stati selezionati. L'incidenza percentuale della superficie delle aree con pericolosità da frane, elevata e molto elevata sul totale della superficie, ovviamente quindi un indicatore sulla pressione, l'incidenza percentuale del suolo consumato sul totale della superficie comunale, l'indice di accessibilità ai servizi essenziali. Poi su questo indice, sulla declinazione che vedremo di polo, diciamo aree interne, eccetera, ci staremo più diffusamente durante i risultati. Il tasso di motorizzazione ad alta emissione per capire l'inquinamento. La raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani per abitante, caspita se in qualche modo incide sulla nostra vita, sui territori. L'incidenza percentuale della superficie comunale coperta da aree naturali protette terrestri incluse nell'elenco ufficiale, eccetera, eccetera, delle aree protette. Quindi in qualche modo la salvaguardia del territorio e dell'ambiente che ci circonda. L'indice di dipendenza della popolazione, diciamo chiaramente indicatore molto noto in demografia, l'incidenza percentuale della popolazione di età compresa tra 25 e 64 anni con bassi livelli di istruzione. E qua, come vedete, passiamo al concetto di education. Il lavoro, quindi il tasso di occupazione, il tasso di incremento della popolazione all'interno di ciascun comune. I due indicatori sulla parte economico-produttiva, cioè la densità delle unità locali dell'industria e dei servizi riferiti a 1000 abitanti e l'incidenza percentuale degli addetti delle unità locali a bassa produttività nominale del lavoro di settore per l'industria e i servizi. Su questi 12 indicatori hanno occupato un anno di lavoro, la scelta, diciamo, nei 2 anni complessivi, la scelta dei domini prima, dei pillars e dei 12 indicatori, hanno occupato parecchio tempo, ovviamente, perché prima di misurare qualche cosa dobbiamo definirla e ciò che è mal definito è certamente mal misurato. Quindi sulla parte di definizione è bene stare un anno, sulla parte che vi faccio vedere adesso, un po' più tecnica, è la parte più facile, poi dall'altro, diciamo, io sono metodologo, è la parte che forse, diciamo, mi preferisco. Che cosa dobbiamo fare? Una volta che abbiamo ottenuto, che abbiamo raggiunto questa complessità per la scelta degli indicatori che abbiamo fatto, pillars prima pillars e poi indicatori, partiamo da una matrice, la matrice X. Non voglio fare tecnicismi, voglio soltanto capire che cosa succede ai nostri dati, perché cosa facciamo? Noi li trasformiamo, un po' li maltrattiamo questi dati per avere una semplificazione e quindi una lettura più efficace del fenomeno. Partiamo da una matrice X che chiaramente, come avete visto dagli indicatori, è espressa ovviamente in unità di misura diverse, le mele con le pere, e noi dobbiamo metterle insieme, le mele con le pere. Allora abbiamo bisogno di standardizzare, passare a una matrice Y che standardizza, con un metodo che adesso vedremo in maniera molto rapida, può standardizzare affinché ciascuno degli indicatori possa essere confrontato con l'altro, altrimenti confrontiamo cose diverse. Una volta che abbiamo standardizzato, dobbiamo arrivare a quel vettore S che vedete nella slide. Quel vettore S è un numero per ciascuno dei territori. Dovete immaginare un comune per ciascuna delle righe e un indicatore per colonna. Capite bene che esiste è una semplificazione, ovviamente, e il rischio dell'elefante nella cristalleria è di rompere troppi vasi, cioè di perdere tanta informazione. Nel metodo che abbiamo usato e negli esperimenti che abbiamo fatto di misurazione, abbiamo scelto certamente la misura che è risultata maggiormente robusta e che quindi rompeva meno vetri possibili. Soltanto per farvi capire la standardizzazione, viene fatta con una funzione minima e massimo, senza entrare troppo nel dettaglio, ma è una funzione che ci consente di fare i confronti nel tempo, perché noi riusciamo a fissare il valore dell'Italia al 2018 e confrontare tutto
con rispetto a quel valore, che ci consenta quindi di spaziare nel tempo sostanzialmente, poi con una piccola correzione algebrica che fa in modo che l'Italia risulti pari a 100 e tutti i comuni saranno confrontati con l'Italia pari a 100 nel tempo di riferimento e quindi in serie storica, il 2018. La funzione di sintesi, questa diciamo è la trasformazione che ci consente di fare i confronti in serie storica, cosa che non è assolutamente scontata per un indice composito. Diciamo, quando un indice composito vogliamo fare i confronti in serie storica, dobbiamo limitare molto lo spazio, diciamo, e il ventaglio di possibilità che abbiamo a nostra disposizione. La sintesi verrà fatta con qualcosa che io dico è poco più che una media. Cioè facciamo una media aritmetica che poi è aggiustata con una funzione di variabilità che ci fa vedere proprio le differenze. Cioè la variabilità che viene aggiunta in questo caso, che penalizza la nostra media aritmetica, ci fa vedere proprio gli squilibri del territorio, e su 8.000 comuni quasi hai voglia ad avere squilibri sul territorio. Ecco perché in qualche modo la media aritmetica, che è compensativa, appiattisce chiaramente la nostra informazione e rompe tantissimi cristalli all'interno del negozio. Invece in qualche modo una funzione che aggiusta questa compensazione della media aritmetica, dando una funzione di variabilità. Una volta la professoressa Pratesi disse che questa funzione era parlante, cioè che metteva insieme la media, diciamo, quindi i valori di tendenza centrale, un valore di tendenza centrale con una funzione di variabilità. Ebbene, questi sono i risultati che possiamo vedere in questa cartografia. C'avevo una ventina di minuti, quindi sui risultati ve li faccio vedere con dettaglio, però vado un po' veloce perché vi assicuro che su 8.000 comuni, un indice così bello, consentitemi, le analisi che si possono fare sono veramente tantissime e dovremo continuare a fare analisi di questo tipo, non solo cartografie ma anche altre rappresentazioni. Ebbene, come possiamo vedere, abbiamo scelto per questa rappresentazione, per non lasciare il numero secco, il numero puro dell'indice composito, abbiamo scelto in maniera, secondo me, un po' più, come dire, statistica, un po' più, non so se rigorosa, ma insomma in qualche modo per essere un po' più sicuri dei risultati che stiamo dando, abbiamo scelto di usare dei decili. E per fare questi confronti nel tempo abbiamo tenuto fissi i decili nel tempo 2018. Questa è la cartografia, capisco perfettamente che su 8.000 comuni italiani e cartografia dell'Italia non è che vediamo moltissimo, chiaramente, ma successivamente nella dashboard vedremo come possiamo distinguere tutto il territorio considerando queste 10 classi di queste 10 classi di fragilità. Ve lo dico subito, la situazione non muta moltissimo, questo un po' ce lo potevamo aspettare nonostante il Covid di mezzo, ma forse il 21 è ancora un anno che a questo livello, con i dati che noi abbiamo selezionato, che poco tempo fa, qualche giorno fa sul Sole 24 Ore è stato detto giustamente, abbiamo scelto degli indicatori che sono anelastici, cioè in qualche modo che ancora non hanno rilevato perfettamente lo shock pandemico, ma che in qualche modo hanno retto e che forse possiamo vedere nella prossima annualità. Tendenzialmente la cosa è invariata e questo ci fa piacere. Da un anno all'altro ovviamente ci aspettiamo che non ci siano delle grandissime mutazioni, però certamente ci sono delle evidenze sul 2021, il 18 e 19 sono da 7 mesi, sono pubblicati sul sito dell'Istat, quindi noi oggi ci concentriamo sul 2021 e sul 2021 chiaramente la professoressa l'ha già detto, abbiamo una fragilità massima o molto alta sul 16,1% del totale e quindi sull'8,7%, quasi il 9% della popolazione è in qualche modo investita da un fenomeno di fragilità o subisce, è in uno stato di vita del territorio maggiormente fragile. Così come i territori caratterizzati da livelli di fragilità minima o molto bassa in qualche modo corrispondono al quasi il 42% della popolazione. Quote più elevate di comuni a fragilità massima molto alta le vediamo nel mezzogiorno, cioè che sono poco più del 40%, Sicilia e Calabria la fanno un po' da padroni, poi la Campania e la Sardegna. I comuni meno fragili sono più diffusi nel nord-est, chiaramente, e in particolare nel Trentino Alto Adige e nel Veneto, come potete vedere la mappa presenta dei colori verdi maggiormente accesi. Adesso vediamo qualche dettaglio, anche perché, come potete vedere, in questo confronto, diciamo, con i comuni del 2021, sia per numero di comuni che per popolazione, riusciamo a vedere che i livelli di fragilità nel nord, vedete, sono le barre verdi, sono maggiormente accentuati, nel sud sono maggiormente accentuate ovviamente le barre rosse, che in qualche modo dimostrano una maggiore fragilità.
tra i comuni più fragili, cioè di fragilità massima molto alta, cioè gli ultimi due decili, quelli che vedete rosso, bordeaux, pieno e rosso sostanzialmente, più dell'80% sono nel mezzogiorno, quindi in qualche modo chiaramente sappiamo che il mezzogiorno è particolarmente investito da questo problema, così come l'essere piccoli, cioè fino a 5.000 abitanti si ha un rischio maggiore di essere fragili, il 78% sono zone rurali o scarsamente popolate, il 71,6% sono aree interne. È vero che la fa da padrone il mezzogiorno, ma è interessante analizzare quali sono le aree fragili che invece sono nel nord, ovviamente. Di contro, possiamo vedere qual è la fragilità minima o molto bassa. L'87% sono nel nord, il 52% è una popolazione fino a 5.000 abitanti, il 25% oltre 50, il 51% sono piccole città o sobborghi o zona a densità intermedia. Adesso poi questi dati li vediamo meglio. Mi fa piacere, per esempio, nel sud riusciamo a vedere che la Puglia, questo comune molto verde, è Altamura, ecco per dirlo. Così come mi piace farvi vedere, mi piace notare, per esempio, la Via Emilia quanto è marcata. Diciamo la fragilità bassa la bassa fragilità della via Emilia. Su questo poi nella dashboard vediamo varie cose, tra le quali diciamo questa fragilità per dimensione demografica, perché vedete questi risultati che noi stiamo commentando li possiamo leggere in tre modi. Possiamo leggere lo spazio, ovviamente, quindi questo territorio, possiamo leggere il tempo, perché possiamo confrontare 18, 19 e 21, e possiamo vedere anche la dimensione. Quindi nei grafici successivi, nelle tabelle successive che vi farò vedere, a volte queste tre dimensioni dei risultati si intersecano, si mischiano, quindi in qualche modo non bastano 20 minuti per comprendere bene quali tutte le analisi sono state fatte. Però così, un primo accenno, diciamo la fragilità per dimensione demografica, guardate, questi sono i comuni per livello di fragilità per dimensione del 21, e guardate un po', nella suddivisione, questi sono i comuni fino a 1.000 abitanti, la prima barra, poi mano a mano andiamo crescendo di dimensione, di ampiezza demografica, vedete come decresce la parte rossa, quindi in qualche modo più si è piccoli e più si è a rischio di essere fragili, più si cresce e più invece la fragilità. Qui chiaramente abbiamo i comuni fino a 1.000 abitanti, possiamo vedere la geografia della fragilità per tutte e 10 i decili per i comuni molto piccoli, e quindi con i colori possiamo distinguerli. Che succede poi in questo caso nelle aree interne? Allo stesso tempo nelle aree interne vedete il primo, che è il polo, la classificazione per polo, dove sostanzialmente in questa classificazione entrano, come ha detto prima la professoressa, in qualche modo tre pilastri fondamentali: salute, istruzione e mobilità. Il polo, diciamo, tendenzialmente caratterizza molto queste tre dimensioni. Più ci si allontana e più ci si allontana dal polo, e più queste tre dimensioni in qualche modo ci si allontana dai servizi offerti per queste tre dimensioni. Qua la cosa è invertita, vedete? Per le aree interne, essere polo, vedete che la fragilità è molto più bassa, mano a mano che invece arriviamo fino all'ultraperiferico, chiaramente la parte rossa aumenta. Vedete, comuni periferici e ultraperiferici, in questo caso la geografia, possiamo vedere che è molto caratterizzata anche qui tra nord e sud, però ci sono delle zone del nord che presentano delle fragilità, e su quelle dobbiamo andare a vedere. Se poi analizziamo il tempo, abbiamo fatto dei grafici nel tempo per far vedere che cosa succede mettendo in ascissa il 2021 e in ordinata il 2018, una sorta di velocità e accelerazione. Che cosa vediamo? Vediamo adesso per le regioni italiane, questi sono la popolazione, sono i comuni minore di 20.000 abitanti, quindi i comuni più piccolini sostanzialmente. Possiamo vedere che adesso ci dice un sacco di cose questo grafico, io voglio farvi soltanto concentrare su una: più la nuvola, più lo scatter è concentrato, quindi è stretto sulla bisettrice, e meno le cose variano nel tempo. Più in qualche modo questa nuvola diventa cicciotta, e più significa che dal 18 al 21 le cose sono cambiate. E qua su diverse regioni riusciamo a vedere, per esempio, quanto è successo nel tempo, quanto muta. Per esempio il Piemonte ha certamente una situazione molto più variabile rispetto alla Sicilia. Il Piemonte però presenta anche dei comuni piccoli che stanno nel terzo quadrante, che è quello di minore fragilità. Ricordiamoci che più è sopra 100, 100 è l'origine di questi grafici, più è sopra 100 e più è fragile, più è sotto 100 e meno si è fragile. Quindi sostanzialmente vedete, per esempio, la situazione del Trentino Alto Adige quanto è ben distribuita, cioè ci sono i comuni più fragili e i comuni meno fragili, è schiacciata, quindi non muta tanto nel tempo. Questo si verifica
come potete vedere, anche per i comuni sopra i 20.000 abitanti, cioè quelli un po' più grandi, vedete, la Lombardia li ha maggiormente distribuiti, l'Emilia Romagna li ha maggiormente distribuiti, ma un po' più nel terzo quadrante, che è quello, diciamo, di minore fragilità, e purtroppo la Campania invece e la Sicilia li hanno quasi tutti nella parte, qui abbiamo unito i due grafici. Ora, per far vedere tutte queste cose, e ho rispettato perfettamente i tempi, per far vedere tutte queste cose abbiamo pensato, all'interno del Dipartimento, la RICAT, la Direzione delle Statistiche Territoriali, abbiamo pensato, il dottor Aro e la dottoressa Deborah Tron, con la quale ho coordinato la segreteria tecnica, abbiamo pensato di fare una dashboard, cioè di darvi da oggi online uno strumento che possa fare tutte queste analisi che io un po' velocemente vi ho fatto fare, ma che in qualche modo devono leggere, devono semplificare la complessità di un fenomeno multidimensionale così difficile. Il Data Warehouse è già disponibile su Istat Data, quindi sul sito dell'Istat potete già vedere tutti quanti i dati, e la dashboard lo stesso. Consentitemi 30 secondi e poi lascio la parola al dottor Arru, che ci mostra la fragilità, di ringraziare le persone che della segreteria tecnica hanno lavorato in questi due anni veramente senza risparmiarsi. Partivamo da zero, io e Deborah Tronu abbiamo coordinato questa segreteria tecnica, che in qualche modo serviva d'ausilio ai direttori dell'istituto, al presidente Blangiardo, che è qua, che ha iniziato i lavori di questo indice. Desideravo ringraziarle, perché grazie a loro abbiamo in qualche modo, secondo me, letto un fenomeno così complesso rompendo pochissimi vasi di cristallo. Grazie mille. Prego, dottor Tronu. Grazie, dottor Mazziotta. Questa qui? Sì. Vai. Buongiorno a tutti. Ho preparato delle slide, ma preferirei far vedere la dashboard, lo strumento, direttamente sul web, quindi sullo spazio che abbiamo a disposizione, che ospita le dashboard. Se la linea mi assiste, riesco a rimanere nei tempi, speriamo. Eccola qua. Allora, questa dashboard nasce con l'idea, insomma, di un'idea di dashboard cartografica, quindi una rappresentazione della fragilità nei territori, quindi nei comuni d'Italia. Quindi abbiamo dato abbastanza spazio alla cartina dell'Italia, con i diversi comuni, appunto, in cui è rappresentato l'indice di fragilità per decile, quindi una rappresentazione per decile. I colori ormai li avete già visti, sono quelli della fragilità che stiamo già usando per le altre novità, quindi si passa da un colore verde che indica la minore fragilità a un colore più rosso, di sfumatura rossa, che indica la massima fragilità. Oltre alla cartina abbiamo inserito altri oggetti grafici, abbiamo cercato un po' di condensare il tutto in poco spazio, in modo da dare all'utente degli strumenti che siano sotto controllo, quindi senza dover fare dei salti per visualizzare tutti gli oggetti. Sono oggetti che poi sono interconnessi tra loro, e che quindi permettono e facilitano un'analisi secondo diverse prospettive. Sotto abbiamo, oltre alla mappa, abbiamo un grafico
che integra la mappa, che fa vedere in sostanza come si distribuiscono i comuni nei diversi domini territoriali. In questo caso abbiamo selezionato qui le regioni, quindi la percentuale dei comuni nei rispettivi domini territoriali. Abbiamo inserito anche un selettore che, oltre alla percentuale dei comuni, permette di visualizzare l'ammontare di popolazione che ricade in ciascun decile della distribuzione. Nella parte inferiore, invece, abbiamo inserito una tabella grafica che permette di confrontare l'indice di fragilità per ciascun comune con tutte le sue componenti, quindi con tutti gli indicatori elementari, secondo appunto anche per gli indicatori elementari, seguendo la scala cromatica dell'indice di fragilità, in modo da facilitare e capire quali sono gli indicatori che si muovono sostanzialmente con la stessa intensità dell'indice di fragilità. Mostro alcune funzionalità. Quindi qui in alto a sinistra abbiamo la possibilità di selezionare l'anno. Qui abbiamo un filtro per regione che permette di visualizzare e quindi evidenziare una particolare regione. Adesso in questo momento io ho selezionato tutte le regioni. Qui a destra abbiamo la possibilità di esplorare diversi domini territoriali. Quindi abbiamo qui adesso il grafico delle regioni, ma posso decidere di andare a esplorare altri domini territoriali. Ha già fatto vedere Matteo quello, il dominio territoriale delle aree interne, quindi la classificazione, la mappa geografica delle aree interne. Un po' lenta la linea, anche perché sono 7.900 comuni, quindi 903 comuni, per cui fa un po' più difficoltà ad aggiornarsi. Ecco qui, questa è la classificazione, la geografia delle aree interne. Qui, quindi, possiamo decidere anche di andare a selezionare in particolare qualche altro dettaglio territoriale, quindi vado a selezionare i comuni, ad esempio, periferici, classificati periferici e ultraperiferici. Cosa succede? Oltre al grafico andrà a comporsi la mappa che poi vi ha mostrato Matteo prima. Come tutte le dashboard, passando Scroll Mouse, possiamo interrogare, quindi abbiamo delle informazioni aggiuntive rispetto al dato, quindi alla distribuzione percentuale dei comuni. Abbiamo inserito anche i valori assoluti per dare un altro metro di riferimento. Quindi questi oggetti sono tutti interattivi, quindi posso decidere, ad esempio, anche attraverso l'utilizzo della barra, di andare a evidenziarmi solo i comuni ultraperiferici. Ok, quindi va a selezionarmi a visualizzare sulla mappa i comuni ultraperiferici. Posso anche agire sui livelli di fragilità, quindi posso decidere per gli ultraperiferici, ad esempio, di mostrarmi solo i comuni più fragili, quindi il 13,6% dei comuni ultraperiferici hanno un livello massimo di fragilità. Andate a vedere sulla cartina i comuni appunto che hanno questo livello di fragilità. Ritornando invece al filtro di sinistra, che sostanzialmente fa uno zoom sulle diverse regioni italiane, posso andare a fare una particolare analisi su una determinata regione. In questo caso mostro la Sardegna. Verranno mantenuti in visualizzazione la mia selezione che ho fatto, quindi per aree interne. Anche in questo caso posso andare a vedere i periferici, che livello di fragilità hanno, e quindi mostrarmelo direttamente sulla mappa. Posso anche decidere di, utilizzando qui il tasto control, di selezionare entrambi, quindi entrambi dettagli territoriali, quindi qui comuni periferici e ultraperiferici, vengono mostrati sulla mappa. Quindi cambiando, posso far vedere se ho tempo un altro dettaglio territoriale, un altro dominio territoriale. Posso far vedere, sempre rimanendo per la regione Sardegna, il dominio territoriale per ampiezza demografica, quindi la classificazione per numero di abitanti dei comuni. Posso andare a evidenziarmi per la Sardegna i comuni fino a 1.000 abitanti.
Posso anche utilizzare interattivamente la leggenda, quindi per la Sardegna posso vedere quali sono i comuni che invece hanno il livello più basso di fragilità. Vado a selezionare i comuni in abitanti per vedere come funziona la tabella inferiore che prima vi ho mostrato velocemente. Praticamente, sulla base delle selezioni che ho effettuato nella parte superiore, la tabella grafica, andrà a farmi un filtro automatico sui comuni che ho selezionato. In questi casi ho selezionato la regione Sardegna, ho selezionato il dominio territoriale dell'ampiezza demografica e nel dettaglio territoriale fino a 1000 abitanti. Quindi questi sono i comuni di questa selezione. Ovviamente, se non avessi messo nessun filtro, avrei avuto tutti i comuni d'Italia. Posso anche fare una ricerca per il comune, chiaramente secondo rispetto di questi filtri, e posso andare a fare anche una ricerca per nome. La tabella grafica prima salta un po' velocemente, quindi mostra il livello di fragilità e tutti gli indicatori, 12 indicatori che lo compongono. Abbiamo usato qui una sigla, ma passando sul mouse, poi diciamo, il tooltip mostra il nome per intero dell'indicatore. La dashboard, come ve l'ho detto prima, è composta da quattro sezioni principali, quindi abbiamo questa parte, la sezione che è l'indice di fragilità comunale, una parte che adesso vado è dedicata agli indicatori elementari, che è molto simile a quella precedente per non dare possibilità all'utente di non perdersi troppo, quindi può fare le stesse cose, io adesso non ve le mostro per intero. La parte inferiore è leggermente diversa, perché mostra oltre l'IFC per quel determinato anno, anche un confronto con l'indicatore. Non mostra chiaramente tutti gli altri indicatori, perché in questa sezione, a differenza del precedente, posso selezionarmi un indicatore, i 12 indicatori da questo menu. Quindi avrò una scheda per ciascun indicatore. Oltre a questo confronto, abbiamo la serie storica dell'indicatore. Cliccando sui comuni, si può anche fare uno zoom sul comune della mappa. Passo velocemente alle altre sezioni, perché poi le analisi sono quelle che vado a vedere prima, che si possono fare. Abbiamo inserito una scheda dei metadati con un link alla nota metodologica, quindi che permette di avere, qui abbiamo inserito anche un filtro per selezionare i particolari indicatori di interesse con, diciamo, appunto, i metadati sugli indicatori. Sia delle spiegazioni riguardo alle classificazioni territoriali che abbiamo utilizzato. Chiudo una tavola, una sezione dedicata al download, dove abbiamo una tavola che può essere composta secondo le proprie esigenze, quindi si può filtrare o per regione, per i domini o dettagli territoriali, la possibilità di scegliere tra se far vedere o utilizzare dati in valore di decile, quindi secondo la distribuzione in decili dei vari indicatori dell'IFC, oppure di scegliere attraverso la scelta del valore. Qui gli IFC rimarranno sempre indecili, ma per l'indicatore abbiamo i valori espressi secondo la rispettiva unità di misura. E abbiamo poi la possibilità di scaricare la tavola in formato Excel o CSV. Devo aver finito, spero di essere stato nei tempi. Grazie al dottor Arru che è stato nei tempi e ci ha dato una visione di quello che è possibile ottenere sulla base della dashboard. Adesso a me di nuovo la parola per illustrarvi quali sono state le conclusioni del lavoro del gruppo di esperti. Intanto il gruppo, come vi ho detto, ha lavorato nei 2 mesi passati, maggio, giugno, in poche parole, e in presenza online ha potuto comunicare alla task force dell'istituto le proprie considerazioni. Il gruppo è composto da esperti accademici, Giancarlo Blangiardo dell'Università Milano Bicocca, Silvia Biffignandi dell'Università di Bergamo, Mario Pianta della Scuola Normale Superiore, Giancarlo Rovasi dell'Università Cattolica di Milano, Alessandra Petrucci dell'Università di Firenze, Fabrizio Bartaletti dell'Università di Genova, Attilio Celant dell'Università di Roma La Sapienza,
esperti accademici e esperti dell'Istat, la dottoressa Sabrina Prati, direttore della Direzione Centrale per Analisi e Valorizzazione nell'area delle statistiche sociali e demografiche per i bisogni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il dottor Stefano Menghinello, direttore della stessa tipo di direzione però per le analisi economiche, altrimenti diventa molto lungo. Questi due direttori centrali sono stati coinvolti perché non avevano partecipato alla task force, quindi sono lo sguardo esterno ma interno all'istituto. Il dottor Matteo Mazziotta, che avete ascoltato poc'anzi, che è dirigente del Servizio Tecniche di Indagine e Organizzazione delle Reti di Rilevazione. La dottoressa Deborah Tronu del Servizio per la Progettazione e Integrazione delle Statistiche Territoriali. Queste persone, durante incontri e discussioni, hanno proposto alcune linee di analisi e di approfondimento che sono volte a migliorare l'interpretazione e la pertinenza dell'indicatore di fragilità comunale. In particolare a Istat è stato chiesto di analizzare la relazione fra l'indice di fragilità comunale e il reddito. Reddito di natura fiscale, perché al momento è l'unica informazione disponibile a livello comunale, di analizzare la relazione con altri indicatori territoriali, per esempio il BES o gli indicatori di coesione, di valutare la scelta dell'anno base, di eventuali cambiamenti di base e di calcolo, dell'indice di fragilità comunale per anno. Elaborazioni fatte, dalla Task Force, e dal gruppo di lavoro hanno dimostrato che il reddito imponibile per contribuente, che è stato ricavato da statistiche fiscali relative all'IRPEF del Dipartimento delle Finanze, MEF, il reddito imponibile per contribuente risulta significativamente correlato con l'indice di fragilità comunale. E quindi il suo inserimento nell'indice composito non modifica significativamente i risultati. Quindi abbiamo deciso di non includerlo tra le informazioni utilizzate per la costruzione dell'indice. La base alla fine è stata fissata al 2018 per tenere questo valore Italia come termine di riferimento per i successivi confronti spazio-temporali. Abbiamo ragionato molto sull'ampliamento degli indicatori di rischio idrogeologico. Qui Istat ha rappresentato che sia il rischio alluvione che il rischio sismico sono ovviamente molto importanti. In entrambi i casi ci sono problemi di confrontabilità dei dati fra le diverse regioni e quindi per il momento ci siamo limitati a conservare quello che avevamo incluso, sempre tenendo conto del principio di necessità di confrontabilità nel tempo e nello spazio della cartografia che abbiamo prodotto. Molte osservazioni sono state fatte, scusatemi, relativamente alla classificazione per grado di urbanizzazione, aree interne, ampiezza demografica dei comuni. E per questo abbiamo usato, diciamo, esploso la dashboard con la possibilità di fornire letture con layer diversi, come il dottor Arru vi ha mostrato. Resta vero che la geografia dei territori non è al momento attuale inclusa forse nella maniera ottimale nell'indice. Non abbiamo fatto analisi di contiguità, analisi spaziali più specifiche e non siamo stati in grado di introdurre magari delle barriere geografiche che nei territori comunali, ovviamente, sotto gli occhi di tutti ci sono. Non escludiamo di farlo in futuro, anche forti del consiglio, degli esperti che noi speriamo continuino a lavorare insieme a noi. Io fermerei qui la sintesi, lasciando la possibilità a loro di intervenire se ritengono, l'invito, eventualmente a fare comunicazione usando il microfono che è in fondo alla mia destra. Prego, prego Giancarlo, prego. Ok. Bene, buongiorno a tutti. Allora, io ho molto apprezzato quel che è venuto fuori, quindi la mia considerazione è molto semplice, cioè qui c'è uno strumento che è molto bello e anche curato in certi particolari, naturalmente migliorabile, però
Già così io credo che sia veramente uno strumento importante. Il successivo passaggio è quello di renderlo fruibile, che non è solo far vedere, no, sul sito, dice vai, fai, clicca e gioca, ci vedi, eccetera, ma fare in modo che la pubblica amministrazione, le regioni, i comuni abbiano l'opportunità di poter cogliere questo strumento e fare poi tutta una serie di considerazioni, no, il discorso di distribuzione dei fondi, eccetera. Ecco, lo sforzo che credo ISTA debba poter fare è quello di rendere accessibile, divulgabile, cioè di insegnare nei territori a usare questo tipo di cose, perché così viene assolutamente valorizzato. Poi tutte le diverse dimensioni, eccetera. Adesso io chiudo, ma da sindaco di un piccolo comune, a me piacerebbe l'idea di dire ok, adesso ci mettiamo lì, io e i miei colleghi che stanno nell'intorno, e cerchiamo di capire, rispetto alle diverse variabili e diversi indicatori anche sintetici, come siamo messi e come in qualche modo ottimizzare gli interventi per far sì che, passando il tempo, si passa nei decili di ordine superiore, perché stiamo migliorando le cose. Ecco, secondo me in questo senso diamo veramente un prodotto utile alla collettività. Quindi l'invito è, intanto grazie per quello che è stato fatto, ma l'invito è continuiamo in questa direzione, soprattutto in termini di comunicazione, diffusione e utilizzo. Grazie. Grazie professore, il calcio d'inizio l'ha dato anche lei, quindi si sa che... Prego, non so se ci sono altri interventi. Alessandra Petrucci, prego. Ecco, ora così si sente, buongiorno. Sarò altrettanto rapida. Innanzitutto desidero veramente ringraziare, perché questo è uno strumento anche innovativo. Io bazzico i dati di Istat da tantissimi anni, e specialmente per quanto riguarda le statistiche ambientali devo dire che sono stati fatti dei passi da gigante, e quindi io sono, la mia formazione lo richiede, è quello che insegno proprio anche in questo campo, quindi credo che sia un elemento veramente di qualità, come è stato sottolineato prima dal professor Blangiardo. Il mio intervento più che altro è quello di voler stimolare la continuazione di questo strumento. Tutte le cose sono perfettibili, in particolare questo potrebbe effettivamente tenere conto anche di altri dati che al momento ovviamente non erano disponibili. I nostri colleghi dell'Istat hanno fatto un lavoro certosino, e del resto noi ci aspettiamo ovviamente di avere dati di qualità da Istat, e questi sono garantiti, e di conseguenza questo è un elemento di importanza basilare. Credo appunto che si possa continuare a lavorare per cercare di inserire più territorio, come è stato giustamente già anticipato dalla professoressa Pratesi, e come del resto molti altri della commissione avevano sottolineato, perché chiaramente i pilastri che vengono considerati sono pilastri nel loro complesso, secondo me, significativi e correttamente danno uno scenario di vita, però all'interno di ciascun pilastro, in particolare quello che riguarda le parti geografica, potrebbe effettivamente essere integrato. E non solo per quanto riguarda i dati, ma, e qui vado nel complessivo e guardo il dottor Mazzotta, che ringrazio veramente molto, sulla parte metodologica, perché effettivamente ci sono delle sfide che questo indice ci pone, ovvero sia quello di inserire appunto anche una componente spaziale. Sappiamo bene che i dati ambientali, ma non solo, si verificano in determinate posizioni dello spazio, del territorio, e hanno un significato perché si verificano in quel territorio, in quel punto preciso. Quindi di conseguenza io mi auguro appunto che ci possiamo lavorare ancora insieme, o comunque anche se non insieme, comunque che vada avanti, e ritengo appunto che sia veramente uno strumento molto importante. Grazie.
Le aree amministrative quello sono e questo costituisce, se vogliamo, un vincolo, ma non è un vincolo non superabile. Cioè, le aggregazioni con i sistemi informativi geografici si possano fare nel modo più consono, insomma. La modernità ci aiuta in questo. Prego. Scusate, professor Rovati, era talmente la familiarità che mi sono scordata di dire il nome, prego. A differenza degli altri colleghi del gruppo di lavoro, io non sono uno statistico, ma un sociologo. E quindi ho guardato a tutte queste, dire, alchimie, da un certo punto di vista, con lo sguardo più dell'utilizzatore e della possibilità di interrogare queste informazioni. Allora, si è detto che questo tipo di indice non parte dagli individui, dalle famiglie, ma parte dai territori. Però questo non impedisce, soprattutto per quelle informazioni che a livello generale non sono dettagliate a livello comunale, di utilizzare questo, potremmo dire, plotter per proiettare a domanda su questa, diciamo, distribuzione territoriale degli interrogativi. Faccio solo un esempio. Per esempio, i percettori del reddito di cittadinanza. Cioè, si può fare un ponte tra questo frame e tutta una serie di informazioni che, certo, l'incidenza di povertà non è calcolata a livello comunale, ma ciò non impedisce di vedere gli addensamenti, in questo caso dei percettori di reddito, oppure anche addensamenti. Ma mi viene in mente anche un'altra cosa. In Italia esistono moltissimi enti di terzo settore non profit. Mi pare dall'ultimo censimento sono 300.000, contando anche quelli sportivi, eccetera. Per esempio, anche qui poter fare proiettare su queste fragilità o potenzialità alcune caratteristiche aggiuntive. E questo mi sembra una potenzialità importante, proprio per capire meglio le dinamiche sottostanti o gli effetti di questa analisi sulle condizioni di vita, usando altri elementi. Grazie, grazie Giancarlo. No, non posso intervenire. Prego. Ci sono tra l'altro collegati Silvia Biffignandi e Mario Pianta, però credo che con i problemi tecnici che abbiamo non riusciamo a farli intervenire in questa situazione. Insomma, prego. Sì. Professor Bartaletti, prego. E non accendi? Sono Fabrizio Bartaletti, geografo. Ecco, io mi ricollego a quanto detto nell'ottima sintesi da Monica e a quanto osservato da Giancarlo Blangiardo e da Alessandra Petrucci prima. Insomma, l'indice di fragilità comunale in effetti rappresenta una grossa sfida per la difficoltà insita nel reperire un congruo numero di indicatori significativi disponibili a livello comunale. Il secondo problema consiste nel contemperare in modo equilibrato indicatori socio-economici e geografico-territoriali. Ecco, come tutti gli indici complessi e suscettibili di miglioramento, l'aveva detto anche Alessandra, in qualche dettaglio, ma il quadro che ci rappresenta, espresso dal suggestivo mosaico cartografico a livello comunale, è nell'insieme significativo e condivisibile. E di ciò va dato merito a Monica Pratesi e a Giancarlo Grangiardo che l'hanno ideato. Grazie. Professor Celant, venga.
Buongiorno, sono Attilio Celant e sono entrato in questo gruppo, diciamo, di lavoro a lavoro molto avanzato e devo dire che ho trovato lo sforzo fatto dall'Istat molto encomiabile e pur nelle imperfezioni di questo indicatore, molto complesso, non complesso e basta, ma particolarmente difficile da sintetizzare, molto utile e molto di importanza strategica per i territori, per soprattutto per le periferie. Mi spiego. Il lavoro fatto è possibile leggerlo su due schemi teorici. Uno, l'analisi statica, la situazione nel 1900, nel 2018, comune per comune, è quella illustrata. È possibile confrontare il 2018 col 2021. È possibile anche cercare di capire come si è passati dal 2018 al 2021, ovvero sia qual è stato il cammino che è stato fatto dai singoli comuni. E questo è particolarmente interessante perché ci proietta su due indicazioni importanti. Uno, l'attività delle singole amministrazioni, perché evidentemente confrontando due anni e vedendo i progressi o, ahimè, i regressi, è possibile dare una valutazione sull'attività della pubblica amministrazione e degli sforzi che sono stati fatti in quella direzione. La seconda informazione che si può ottenere è sulla capacità di reagire della pubblica amministrazione alle sollecitazioni che vengono date dai dati o dalle informazioni, da questi indicatori. Voglio ancora cercare di farmi capire, perché mi rendo conto di non essere stato chiaro. Qual è stata, diciamo così, la grandezza di Giulio Cesare? Gli storici dicono: ma la grandezza di Giulio Cesare è stata certamente le sue qualità strategiche di generale, di saper condurre gli eserciti, ma anche la sua capacità politica. Ma non solo. Un'altra delle qualità che gli viene... che gli vengono riconosciute è la velocità nel saper leggere le situazioni e prendere le decisioni. Ovvero sia, uno degli indicatori della fragilità dei sistemi territoriali è legata alla efficienza della pubblica amministrazione. Veni, vidi, vici significa la capacità di leggere immediatamente una situazione, di trarne delle conclusioni, di saper intervenire con prontezza. Qual è l'efficienza
delle amministrazioni di fronte all'emergere dei problemi. E qui entriamo in una nuvola di problemi che da quando ero studente, ma questo accadeva subito dopo l'epoca di Giulio Cesare, il problema è della efficienza, di misurare l'efficienza della pubblica amministrazione. Noi abbiamo amministrazioni che sanno reagire, sanno organizzare, in questo caso il territorio, con una grande rapidità, oppure amministrazioni che sono lente, tardive, che la cui azione viene molto dopo alla manifestazione dei problemi. Ma questo è un pesante indice di fragilità dei territori. Perché se ci pensiamo, molte delle cose che qui vengono misurate sono la conseguenza dell'attività della pubblica amministrazione. All'origine c'è l'efficienza della pubblica amministrazione. Ma qui, se è chiaro il concetto, ci scontriamo con un dato di fatto della inadeguatezza delle informazioni statistiche o qualitative. E allora una linea, a mio modo di vedere, per proseguire questa linea di ricerche è quella di trovare quali sono le proxy che ci consentano di dare una valutazione alla pubblica amministrazione, all'efficienza, alle dinamiche temporali della pubblica amministrazione. Cioè, accanto agli indicatori di stock, introdurre indicatori di flusso. Perché, a mio modo di vedere, bisogna introdurre sempre di più misure della efficienza nel tempo delle attività delle pubbliche amministrazioni. Chiudo qui, vorrei dire altre cosarelle, ma queste sempre proposte, non posso non condividere il passaggio, data la estrema variabilità delle superfici comunali, il passaggio dal tessuto comunale a aree più o meno omogenee, ma questo è un problema che secondo me si può affrontare nel prosieguo dei lavori. Grazie, complimenti comunque. Vedere che a mio modo di vedere è di grande qualità. Grazie. Grazie. Bene, direi che possiamo proseguire. Siamo stati in collegamento con Mario Pianta e con Silvia Biffiniandi, che per problemi tecnici non riescono a collegarsi, comunque concordano con quanto detto e ringraziano i colleghi che hanno rappresentato anche loro negli interventi. La nostra giornata prosegue con due interventi che danno la misura di quello che faremo nell'immediato futuro per scendere dentro il territorio comunale e per caratterizzare le aree metropolitane che rivestono un interesse specifico, come abbiamo visto da questi primi risultati. A questo proposito do la parola al dottor Sandro Cruciani, che è direttore centrale della direzione analisi territoriale. Credo che abbia qualche problema con il caricamento delle diapositive, però hanno cambiato il computer, quindi vabbè, comunque ci siamo. Prego Sandro, a te.
Sì, grazie. Scusate l'inconveniente tecnico. Allora, il mio intervento si incentrerà su un altro, diciamo, delle possibili articolazioni territoriali che questo indice può avere. Ne avete viste alcune sulla dashboard, aree interne, zone altimetriche, livello di urbanizzazione dei comuni. In questo caso provo a fare un approfondimento di questo indice sulle 14 città metropolitane, perché le 14 città metropolitane? Questa era la domanda. Intanto perché è ovviamente un dominio molto importante, un dominio territoriale molto importante per le politiche, che è stato, prima c'era il cosiddetto PON Metro, che adesso è stato rifinanziato anche con nel nuovo accordo di partenariato 2021-2027, che prevede specifici interventi proprio sulle città metropolitane, ma anche perché, soprattutto perché il dominio delle città metropolitane è un dominio che di particolare interesse per l'Istat, in quanto abbiamo sviluppato una serie di analisi e di approfondimenti su alcuni temi. Partendo con questa statistica focus che riguarda i profili generali delle città metropolitane, però poi andando in profondità e lavorando sul tema degli anziani e sulle condizioni di salute e dell'offerta sanitaria. Attualmente stiamo stiamo lavorando su un altro approfondimento che riguarda invece l'istruzione terziaria. E segnalo anche che stiamo parlando di 14 città, al momento stiamo parlando di 14 città metropolitane, ma a breve, probabilmente agli inizi ad aprile del 2025, entrerà in vigore a tutti gli effetti la legge regionale numero 9 del 2023, che fa, diciamo, modifica e riordina le province della Sardegna per l'ennesima volta, perché credo siano stati cambiati dalle 3 alle 4 volte. Ma soprattutto perché allarga diciamo di molto la città metropolitana di Cagliari e istituisce la nuova città metropolitana di Sassari. Ovviamente la regione Sardegna è una regione a statuto speciale, quindi può intervenire in tal senso. Vi do qualche numero proprio flash, perché tanto per inquadrare che cosa sono queste città metropolitane, che al momento, a parte la città metropolitana di Cagliari, coincidono perfettamente con le vecchie province. Come vedete sono un dominio molto importante, 36,1% della popolazione nazionale, 16% dei comuni, densità abitativa molto alta, ma soprattutto territori che sono spesso caratterizzati da elevata eterogeneità, soprattutto ovviamente dimensionale, perché si passa da realtà molto piccole come quella appunto di Cagliari e di Reggio Calabria a dimensioni molto più estese come quella di Roma o di Torino o di Milano. E infatti la città metropolitana più estesa è quella di Torino, la meno estesa è quella di Napoli. Tutti gli altri numeri che vedete dall'estensione alla dimensione in termini di residenti, vedete sempre contrapporre Roma con Cagliari, perché rappresentano in ambedue i casi la dimensione più grande e la dimensione più piccola delle 14 città metropolitane. E un numero molto importante è quello della variazione della popolazione. Adesso chiaramente non è questo l'obiettivo di questa presentazione, quella di approfondire le dinamiche, e le trovate ovviamente in quel focus che abbiamo pubblicato, che danno un quadro generale sull'andamento delle città metropolitane, però mi sembrava molto importante mettere in relazione un dato molto così significativo, che è quello della variazione della popolazione. In questo caso prendo in considerazione solo i 4 anni che sono presi, diciamo, il campo di variazione dell'indice di fragilità comunale. Come vedete, diciamo, quasi tutte le aree che compongono le città metropolitane, in questo caso noi le abbiamo suddivise in quattro blocchi: il comune capoluogo, ovviamente, che è quello più importante, i comuni di prima cintura, cioè quelli che
sono contigui al comune capoluogo, e i comuni di seconda cintura, che sono quei comuni che sono contigui ai comuni di prima cintura, e i restanti altri comuni della città metropolitana. Diciamo, questi quattro blocchi misurano in qualche modo, direttamente o indirettamente, la forza gravitazionale, la forza d'attrazione del comune capoluogo, che ovviamente in tutti e 14 i casi è il comune più importante. E, dunque, come vedete, le dinamiche di popolazione sono tutte verso il negativo, con particolari, con alcune eccezioni, tra cui, come vedete, la prima e la seconda cintura del comune di Roma invece risulta in crescita, mentre invece le perdite maggiori si hanno proprio nei comuni capoluogo. Quindi sembrerebbe, ma ovviamente ha bisogno di maggiori approfondimenti, che la forza attrattiva, vuoi anche per ragioni di costi, specialmente quello degli affitti e i costi delle case, stia trascinando, comunque spostando la popolazione dal centro del comune capoluogo al centro, ai comuni periferici più vicini, sia di quelli di prima che di seconda cintura. Infatti sono quelli che perdono meno popolazione. E ovviamente è un dato così molto generale, che avrebbe bisogno di maggiore approfondimento. Passiamo però all'indice di fragilità comunale. Come fatto per le altre dimensioni territoriali che avete ascoltato, anche l'indice è possibile ricalcolarlo, ricalcolando appunto tutti gli indicatori sulla base di quei quattro domini sotto la città metropolitana, quindi il comune capoluogo, la prima cintura, la seconda cintura e gli altri comuni, e con ricalcolare l'indice per questi nuovi domini. Come vedete, si vede abbastanza chiaramente, poi lo vedremo meglio nel dettaglio, che almeno per le città metropolitane c'è un generale miglioramento che investe quasi tutte le città metropolitane, ma anche e soprattutto alcune due suddivisioni. Come vedete, in particolar modo Sicilia e Calabria cambiano di colore, dal valore molto più scuro, molto più rosso, verso un colore più arancione, che significa, diciamo, riduzione della fragilità. Questi sono dei focus che vedete su alcune, perché sono 14, non sono riuscito ovviamente, anche per non annoiarvi troppo con questi cartogrammi. Come vedete, ci sono delle come sono fatte le realtà delle città metropolitane rispetto a quest'indice. Quello che vorrei invece guardare con voi è l'andamento che l'indice, voi avete visto, diciamo, sostanzialmente il valore in decile. I valori assoluti di questo indice dimostrano che quasi tutti, nel caso dei comuni capoluogo, quasi tutti i comuni capoluogo registrano un aumento, un miglioramento della fragilità, quindi una riduzione dell'indice di fragilità. Nel complesso è dello 0,6%. Molto elevate sono invece le performance di Genova e Cagliari, che vedono una riduzione dell'1,9%. Segnalo che non è un errore se l'asse delle X interseca 99,3% l'asse delle Y, perché è il valore medio nazionale di quell'anno dell'indice, e quindi serve a posizionare correttamente le varie città metropolitane all'interno di questo range. E stessa cosa si può fare per i comuni di prima cintura. Come vedete, anche qua c'è un miglioramento complessivo dello 0,6%, le migliori performance si riportano invece per Messina e per Genova, e questo già dà il senso che queste variazioni non replicano tout court la generale differenziazione nord, centro e mezzogiorno. Ma ci sono miglioramenti anche appunto nel mezzogiorno, lo troviamo anche ad esempio a Palermo, come anche a Torino e a Roma. L'unica cosa che mi sento di segnalare in più è che, in termini di livelli, sono solo tre le città che stanno al di sotto della media nazionale per tutti e due gli anni, e sono Firenze, Venezia e Bologna.
Quindi questo dimostra anche un certo comportamento eterogeneo di queste realtà territoriali che andrebbe ovviamente studiato e approfondito meglio. Sui comuni di seconda cintura, anche qua la diminuzione complessiva dell'indice di fragilità è un po' più contenuta, 0,4-0,4%, ma comunque in ogni caso positiva. Solo Genova e Cagliari, nel caso dei comuni di seconda cintura, si registra un lieve peggioramento dell'indice. Anche in questo caso Torino, Venezia e Bologna si collocano, le aree di i comuni di seconda cintura delle città metropolitane Torino, Venezia e Bologna si collocano al di sotto della media nazionale. Stessa cosa, diciamo, sostanzialmente per i restanti comuni delle comunità delle città metropolitane, che anche in questo caso fanno registrare un decremento dell'indice dello 0,6%. Diciamo anche qua le migliori performance si registrano in due aree del Mezzogiorno, cioè gli altri comuni di Palermo e Messina, e questo anche questo è un dato molto, molto rilevante e molto importante. In sintesi, che cosa è successo? Come vedete, io ho cercato di mettere insieme l'andamento, la variazione percentuale dell'indice di fragilità economica e il decile di appartenenza. Quindi ho ricalcolato, diciamo, tutte le combinazioni possibili. Come vedete, con il carattere rosso, ma sono pochissimo, rappresentano appena il 3,4% della popolazione, sono quelle che le aree che sono in peggioramento, in sostanziale peggioramento, ma diciamo rappresentano veramente un residuo molto, molto contenuto. Invece il miglior, diciamo, il risultato più rilevante riguarda proprio invece le aree che hanno indice in miglioramento, cioè la variazione rispetto alla media nazionale è più alta, e rappresenta il 54,4% della popolazione. L'elemento più elevato, cioè quelli che migliorano come indice e scalano anche di decile, quindi migliorano anche sia la parte quantitativa che la parte, diciamo, classificatoria, qualitativa, rappresentano il 42,3% della popolazione. Qui vedete, ovviamente non la commento, ma per vostra diciamo informazione, poi chi potesse vedere le slide, ci sono tutte le combinazioni tra la città metropolitana, le quattro aree su cui abbiamo scomposto tutte le città metropolitane e anche considerando il totale. Come vedete, anche da un colpo d'occhio dal punto di vista di colore, di tonalità, la parte più importante sono appunto quelle azzurre o blu, che decisamente sono le aree più positive. Da qua si può anche intuire anche un certo profilo più o meno stabile, più o meno diciamo coerente con l'andamento delle singole aree. Mi avvio alle brevi conclusioni. Ovviamente questa è una dimostrazione, cioè diciamo una rappresentazione delle potenzialità di questo indice, che consente appunto di riaggregare, di rimodulare, partendo dai dati di base, anche secondo dimensioni territoriali che possono essere di interesse per l'utente, quindi non solo i comuni, ma anche altre dimensioni territoriali, in questo caso le città metropolitane. Un elemento che ho visto, che si può vedere, è la coesistenza, diciamo, di questi elementi di debolezza insieme a miglioramenti della fragilità, come ad esempio di debolezza cito la diminuzione della popolazione, ma anche l'invecchiamento della popolazione stessa, che è molto presente in queste aree, che però, come avete visto, sostanzialmente si accompagna al miglioramento del miglioramento della fragilità complessiva. Questi miglioramenti, ed è un dato molto interessante, riguardano, anche se con diverse intensità, non solo le città del centro-nord, come ci aspettavamo, ma anche molte delle città metropolitane del Mezzogiorno.
In termini di livelli, invece, questo va detto, soprattutto alcuni comuni capoluogo di città metropolitana evidenziano invece segnali di fragilità, come abbiamo visto, quindi valori sostanzialmente dell'indice superiori alla media. Diciamo, questo è tutto, ovviamente c'è spazio ancora di approfondimento e di analisi ulteriore. Grazie. Grazie Sandro. Grazie per questa lettura metropolitana. E adesso la parola al dottor Saverio Gazzelloni, Direzione Centrale Statistiche Demografiche e Censimento, per scendere a un livello geografico, territoriale, subcomunale. Prego Saverio. Grazie. Grazie. Allora, io vi parlerò di un altro indice sintetico, non per complicare la cosa, ma perché quest'altro indice sintetico genera anche da una riflessione complessiva che l'Istituto ha avviato ormai da qualche tempo. È stato fatto un accenno all'inizio dal dottor Mazziotta quando ha fatto riferimento alla storia dell'Istituto, no? Che è partita dal famoso IVSM del 2011, l'indicatore di vulnerabilità sociale e materiale. Quello era un indicatore che trattava sei variabili di fonte censuaria, tutte riferite a individui e famiglie. Da lì si è partiti con l'analisi, si è partiti con un progetto che ha portato ai risultati che avete visto oggi, che fanno riferimento appunto all'indice di fragilità comunale, che è un indice contestuale di territorio. Noi abbiamo messo insieme, come è stato detto, componenti socio-economiche, ma anche ambientali, territoriali ed economiche, per fare un indice territoriale, di contesto territoriale, quindi una fragilità del comune dal punto di vista territoriale. Non ci siamo scordati dell'importanza dell'analisi, per esempio, delle condizioni di vita degli individui e delle famiglie, che era all'origine dell'IVSM. E così, in parallelo, con un po' di ritardo, partendo, diciamo, in parallelo, un po' sfasati temporalmente, volevo informarvi che appunto alcune prospettive su cui stiamo lavorando fanno riferimento a un indice composito che noi abbiamo chiamato di disagio familiare e che si concentra appunto esclusivamente sulle caratteristiche individuali e familiari dei soggetti che insistono sul territorio. Noi abbiamo sicuramente disponibilità di dati subcomunali, questo è molto importante, possiamo lavorare su un concetto di disagio delle famiglie che appunto si rifà alle difficoltà economiche, all'esclusione sociale, all'emergenza occupazionale, alla povertà educativa. Si può ritenere che questi fenomeni, un po' come ci ricordava Alessandra Petrucci a proposito dell'ambiente, no? Non sono confinati e perfettamente, diciamo, definibili in termini di confini amministrativi. Noi sappiamo che a livello subcomunale circa 25-26 comuni, con dentro sicuramente le città metropolitane, hanno dei sottolivelli di articolazione territoriale. Abbiamo i quartieri, abbiamo le unità statistiche, le zone urbanistiche, i nuclei insediativi a Milano, i municipi, le circoscrizioni. Quindi, cioè, questi comuni articolano al di sotto del livello comunale le loro partizioni amministrative, ma anche queste sono partizioni amministrative. Quindi questo è un punto su cui poi tornerò alla fine. Appunto questo indicatore si distingue perché l'IFC, come dico nell'ultima riga, è un indicatore di contesto comunale, mentre l'IDF, diciamo l'anticipazione che vi do come lavori in corso, come work in progress, è un indicatore di natura individuale e familiare. Da dove è nata ovviamente l'idea? È nata dallo sviluppo dell'IVSM ed è nata dal fatto che la nuova strategia censuaria produce una mole importante di dati a livello di sezione di censimento. All'interno dell'Istituto, con lavori diciamo tra più direzioni, no? Abbiamo portato a casa la prima produzione di
indicatori e variabili censuali a livello di sezione censimento. Stiamo definendo una strategia per il futuro per l'aggiornamento costante di queste informazioni e soprattutto mi viene da dire che è molto importante nell'ambito della strategia censuaria ciò che è rappresentato dal potenziale informativo degli archivi amministrativi. Quindi tutto questo mix di fattori ci dà la possibilità di proporre un nuovo modello di studio del disagio familiare e quindi lavorare anche in questo caso a un indice sintetico. Qui sottolineo questo aspetto dell'identificazione di aree territoriali critiche, cioè studiando i vari indicatori, le varie variabili che abbiamo cominciato ad analizzare, emerge in maniera abbastanza netta il fatto che l'individuazione di alcune aree scavalla, scusate il termine poco tecnico, il confine amministrativo, proprio perché andando a lavorare su aspetti più fini da un punto di vista territoriali, cioè si scopre che l'articolazione dei fenomeni ovviamente segue una logica sua che va individuata in qualche modo circoscritta. Siamo partiti ovviamente da una definizione di disagio socio-economico, dopo vari studi, dopo varie diciamo, attività di confronto interno, metodologico e sottolineo anche di forte confronto con i comuni. Questo è un progetto che sin dall'inizio ha avuto un coinvolgimento molto forte di comuni interessati a sfruttare questo tipo di approccio e questo tipo di dati. Siamo pervenuti a questa prima definizione che appunto stiamo consolidando, per cui il disagio socio-economico lo andiamo a definire come la condizione in cui le famiglie e gli individui sperimentano difficoltà a soddisfare adeguatamente le loro necessità di base a causa della carenza o insufficienza delle risorse e delle opportunità di tipo economico, lavorativo, educativo, sociale e abitativo. Quindi abbiamo cominciato a definire un altro ambito di studio che è complementare all'indice di fragilità comunale di cui abbiamo discusso oggi, lo affianca, affronta un fenomeno diverso, ma ovviamente alla fine complementa l'analisi territoriale anche con questo, diciamo, ulteriore approfondimento sulle condizioni individuali e familiari. Quindi abbiamo cominciato a definire gli ambiti su cui lavorare, quindi sono temi demografici, tematiche familiari, condizione economica, occupazione, istruzione, stato abitativo e integrazione anche degli stranieri. Abbiamo discusso molto sull'opportunità di iniziare a considerare o meno, sto parlando di un work in progress, quindi stiamo un po', diciamo, proprio nella fase importante, considerare o meno e con che forza anche, diciamo, algoritmica in qualche modo, gli aspetti di contesto. Quindi, cioè, noi abbiamo anche a livello micro indicatori sulla sicurezza stradale, sulla criminalità e la sicurezza, sui servizi e l'accessibilità, che però non sono variabili, indicatori riferite immediatamente all'individuo, alla famiglia, ma sono di contesto. Quindi stiamo decidendo in qualche modo come considerarli, se considerarli, come considerarli e come appunto elaborarli da un punto di vista strettamente matematico. Le fonti di questo IDF, indicatore di disagio familiari, non possono che essere queste, e cioè il censimento della popolazione delle abitazioni, che per definizione è la fonte primaria di microdati individuali riferiti a tutta la popolazione. Quindi, cioè, noi abbiamo per tutte le variabili di nostro interesse il singolo record individuale, che tra l'altro è anche georiferito. Quindi con tutto il lavoro di integrazione che abbiamo fatto insieme alla direzione di Sandro e ai metodologi, noi ogni singolo record che va a costituire il dataset dei 58.900.000 individui li abbiamo georiferiti. Questo, diciamo, è un passo molto importante per la costruzione di questo indicatore. Ma abbiamo anche, qui torno su quello che avevo, diciamo, anticipato velocemente, abbiamo una forte componente di fonti amministrative che sono agganciate al censimento. Ministero dell'Istruzione, dell'Università, l'INPS, l'INAIL, il Casellario dei Pensionati, il Catasto Immobiliare, l'Agenzia delle Entrate, moltissime fonti che noi utilizziamo per fare il censimento. E i registri tematici dell'Istat, cioè l'Istat a partire dalla sua ristrutturazione del 2016 ha puntato molto sulla costituzione dei registri e quindi ci siamo chiesti in maniera abbastanza ovvia e tautologica perché non usare i registri anche per andare a popolare ulteriormente le variabili che vanno a costituire questo nuovo indicatore.
Solo per darvi un'idea, e qui per esempio vengo a un'osservazione del professor Rovati, no? Solo per darvi un'idea, noi abbiamo in pancia una serie enorme di archivi amministrativi che utilizziamo al momento per definire il conteggio di popolazione. Il metodo con cui noi procediamo al conteggio di popolazione lavora sull'integrazione di un numero molto alto, circa 50 fonti estensive, che sono, diciamo, che riguardano tutta la popolazione, quindi anche queste fonti sono trattabili a livello di microdato. E quindi abbiamo un potenziale informativo che noi attualmente utilizziamo per dar vita a un algoritmo di calcolo della probabilità di presenza di un soggetto sul territorio come abitualmente residente, ma di fatto è un potenziale informativo potentissimo, no? Per cui, cioè, noi abbiamo i redditi di cittadinanza, abbiamo i redditi di inclusione, abbiamo il lavoro occasionale, abbiamo i lavoratori in agricoltura, abbiamo tutti i modelli fiscali, abbiamo praticamente tutta l'anagrafe degli studenti. Quindi, procedendo con i lavori di validazione di questi dati, perché voi sapete che il passaggio dal dato amministrativo al dato statistico non è un passaggio immediato, ma procedendo con i lavori di validazione di questi archivi, noi abbiamo da un punto di vista contenutistico un capitale informativo impressionante da questo punto di vista, e quindi su questo noi vorremmo in qualche modo attivare questa esperienza nuova di calcolo di indicatore che sfrutti sia i dati censuari che dei registri, che diciamo sono casa Istat, ma anche molte informazioni di contenuto che sono già contenute negli archivi amministrativi. Questa è una velocissima ricognizione del work in progress, appunto, dello stato d'avanzamento dei lavori, per cui stiamo declinando un certo numero di indicatori sulle aree tematiche che abbiamo individuato. Non sto qui a leggervi tutte queste cose, però al momento stiamo facendo delle prove, abbiamo cominciato a lavorare su una selezione di indicatori ristrette al momento, questa anche insieme ai comuni, e per cui stiamo lavorando su 9 indicatori elementari, di cui 3 nell'area del disagio economico, 2 nell'area del disagio occupazionale, 3 nell'area dell'ambito del disagio educativo e 1 nel disagio abitativo. Sono lavori in corso, ripeto. Mettiamo in evidenza, adesso non sto a leggervi 9 indicatori, però insomma la dimensione prevalente dei fenomeni che andiamo a cercare riguardano, con questi 9 indicatori, la carenza di beni patrimoniali, la carenza di reddito di beni patrimoniali, grave precarietà lavorativa, mancata partecipazione al mercato del lavoro, basso livello di istruzione, uscita dai percorsi di istruzione e mancata occupazione, uscita dai percorsi di istruzione e disagio abitativo. Quindi abbiamo cominciato un pochino a prendere il toro per le corna su un nucleo ristretto di 9 indicatori che ci sembrano molto importanti e molto consolidati e comunque già condivisi, diciamo, a più livelli, ma a questi andremo ad aggiungere ulteriori variabili, ulteriori, diciamo, input informativi che ci vengono appunto anche dai registri e soprattutto, mi verrebbe da sottolineare, anche appunto dagli archivi amministrativi, come ricordavo precedentemente. Questo è un piccolo esempio, piccolissimo esempio, sulla città di Palermo, che fa vedere proprio come lo stesso indicatore di disagio, in questo caso l'abbiamo articolato su 7 classi, utilizziamo lo stesso metodo che ci ha illustrato Matteo Mazziotta, è l'indicatore AMPI anche in questo caso, infatti appunto lavoriamo insieme anche con il gruppo di Matteo, e in questo caso abbiamo individuato alcune aree di disagio particolare all'interno della città di Palermo che non sono disegnabili con i confini amministrativi subcomunali di Palermo. Palermo, se non sbaglio, ha circoscrizioni, quartieri e zone statistiche, non mi ricordo, può darsi che sbaglio, comunque c'ha 3 sottoarticolazioni amministrative. Nessuna di queste 3 va a cogliere i colori del nostro AMPI che mette in evidenza zone di disagio. Quindi se io vado a vedere 7 Cannoli, l'area 5, quella zona che poi abbiamo sintetizzato in viola, anche insieme al Comune di Palermo, che ci ha confermato la gravità della situazione di quella zona, quella non è una zona, quel viola non corrisponde a nessuna partizione amministrativa. Quindi con metodologia e con esperti di territorio stiamo studiando anche la possibilità di sviluppare degli algoritmi spaziali che, a partire dai dati, disegnino zone
per come dire, inedite, cioè non definite a livello amministrativo, un po' quello che diceva Alessandra Pedrucci per l'ambiente, lo sento molto attinente anche al disagio, perché assolutamente il disagio non si divide tra quartieri, purtroppo, sarebbe più facile. Quindi ecco, questa è, diciamo, sicuramente una sfida metodologica importante che affianca appunto l'indicatore di fragilità comunale. Poi abbiamo i registri, qua giochiamo in casa, qui abbiamo, diciamo, potenziale informativo da vendere, e quindi lo dobbiamo usare, perché non usarlo sarebbe un peccato non veniale. Quindi sia sul registro dell'istruzione che del lavoro, dei redditi, abbiamo informazioni molto molto importanti che possono andare a complementare quelle che vengono dal censimento e dagli archivi amministrativi. È un lavoro in progress, volevamo annunciarvelo, è un pochino sfasato rispetto ai risultati già dati dall'IFC, ma parleremo anche dell'IDF. Ecco, questa era un po' la prima puntata, e dobbiamo condividere anche una modalità di sviluppo e condivisione di questo nuovo indicatore. Grazie. Sì. Allora, con grande soddisfazione vi dico che siamo nei tempi, e anche con grande soddisfazione rappresento alla fine la produzione dell'Istituto su questi temi. Dico a Saverio però, e a Sandro anche, e anche a Matteo, che non si torna indietro. Cioè, una volta che abbiamo abituato a questo dettaglio informativo e a questa rappresentazione territoriale, poi tornare indietro è difficile, quindi dobbiamo lavorare in modo sostenibile con i tempi e la tempestività, perché ovviamente i dati possono essere molto dettagliati, ma se arrivano tardi servono alla ricostruzione storica, ma non alla conoscenza contemporanea. Bene, direi che si cambia panel a questo punto. La seconda parte della giornata è una seconda parte riferita e da riferire agli enti del territorio, al Sistan, e quindi lascio la postazione, Matteo rimane e arrivano gli altri panelist, e Davide Colombo anche. Prego. Pochi minuti per cambiare il tavolo e ripartiamo con i contributi.
Vi chiedo ancora pochi minuti di pazienza. Stiamo cercando di far collegare anche i colleghi di Napoli. E questo richiede qualche minuto, vi chiedo un attimo di pazienza e risolviamo. Salve, mi sentite? Mi sentite? Si sente da fuori? Ci sentite? Potete parlare chi ci ascolta? Io sto provando a parlare. Prova. Gabriella, buongiorno. Ti sento bene? Ok. Vedete le slide? Si vedono? Sì, si vede tutto. Ok, grazie. Allora, grazie, chiedo scusa per l'attesa, ma abbiamo risolto. Allora, io diciamo, volevo aprire, vi chiedo veramente pochi minuti,
per aprire e presentare questa seconda parte del workshop di oggi, ci mostra alcuni lavori che sono stati fatti sul territorio da enti del SISTAN, questo è un workshop SISTAN, e che dimostrano in qualche modo la diffusione e la necessità di sviluppare alcuni temi. Io mi ricordo che tanti anni fa col collega Pareto giravamo l'Italia non solo per i nostri uffici territoriali, e tutto iniziò da un'idea della dottoressa Bianchino di portare gli indici compositi sul territorio, o comunque l'analisi dei dati, l'analisi, la sintesi dei dati sul territorio. Da lì devo dire è stata un'esperienza che è durata ormai, sono 15 anni che la facciamo, ed è ha prodotto anche in questo caso dei risultati che oggi vorremmo vedere. Allora io ho scritto il SISTA nella misurazione dei fenomeni socio-economici a livello comunale. Ebbene, la settimana scorsa abbiamo visto alla Conferenza Nazionale di Statistica la presentazione dell'indice di povertà educativa. Oggi abbiamo visto la fragilità comunale. Il dottor Gazzelloni ci ha fatto vedere il disagio socio-economico delle famiglie a livello subcomunale. Attenzione, non so se si è vista quella cartina di Palermo. La professoressa Pratesi ha detto attenzione che questo è un crack, è difficile tornare indietro da una situazione del genere. E oggi vediamo un indice per la salute in Piemonte, un indice di fragilità nell'Emilia Romagna, la vulnerabilità dei comuni della Sardegna e un indice di potenziale turistico delle aree interne della Campania. Allora, come potete vedere, il quadro è abbastanza ampio e vasto, cioè la discussione, questo che mi piace sottolineare, la discussione che c'è a livello centrale, ma anche a livello territoriale, su queste tematiche è una discussione viva, come è giusto che sia. I nostri esperti ce l'hanno detto, poi io che ho avuto modo, e di questo li ringrazio, di lavorare con loro in questi giorni, hanno detto sì, è tutto bello, però guardate che si può fare questo, si può fare quest'altro, possiamo migliorare questa cosa, manca la geografia, abbiamo bisogno di più informazioni. Allora, tutto è un processo in divenire, come è giusto che sia, e oggi vogliamo vedere qual è lo stato e qual è lo stato di questi lavori che abbiamo fatto, che avete fatto come SISTA. Mi piace però sottolineare, appunto, riprendendo anche l'ultima presentazione che ha fatto Saverio, ma anche quella che ha fatto Sandro, ebbene, questa innovazione è portata dai censimenti permanenti e dai registri statistici, cioè è un'innovazione che è storia recente, è dell'ultimo periodo sostanzialmente, perché l'IVSM di cui abbiamo parlato, se lo vogliamo fare lo dobbiamo fare ogni 10 anni. Non c'era altra soluzione. Oggi invece, con i censimenti permanenti, col sistema dei registri, eccetera, noi siamo in grado di vedere la cartina di Palermo subcomunale, siamo in grado di vedere la mappa dell'Italia per comune, con i colori, la fragilità, e adesso vedremo che cosa ci sarà mostrato anche qui a livello comunale o subcomunale. Ebbene, a volte viene detta, e sapete, potete immaginare quante volte è stata detta a me, sì, va bene, ma l'indice composito non ci aiuta nelle decisioni. Giustamente dagli esperti il professor Mangiardo l'ha rimarcato in modo molto forte. Dice: io adesso faccio il sindaco, io devo sapere quali settori del mio comune sono maggiormente fragili, perché io posso fare politiche sociali, posso fare politiche di intervento, posso intervenire sul territorio. La rettrice ce l'ha confermato, la professoressa Petrucci ce l'ha detto anche lei in modo molto aperto. Allora io credo che questo sia assolutamente indispettabile, e questo strumento devono fare questa operazione. Però attenzione, non è che le sintesi allora non vanno bene perché non ci fanno vedere il dettaglio, cioè dove dobbiamo intervenire. Indicatori e indici devono coesistere, devono andare insieme. La sintesi dei dati è la statistica. Se non facessimo sintesi, io sarei disoccupato. Nel senso, dobbiamo per forza analizzare i dati da questo punto di vista. Quindi deve essere uno strumento imparziale per le politiche di intervento. E la slide l'avevo fatta prima che parlasse il professor Mangiardo. Mi piace pensare che sia un processo di ricerca continua, come dicevo prima. Oggi noi abbiamo presentato il 21, siamo al 24.
Abbiamo bisogno di tempestività e quindi dobbiamo curare tutte le determinanti della qualità dei dati. Ebbene, questo secondo me, questo processo di ricerca continua, lo dobbiamo fare all'interno del SISTAN. Il SISTAN è il luogo giusto per fare tutto questo, e la seconda sessione, questa sessione, vuole proprio dimostrare questa ricerca fatta assieme. Del resto, e questo mi dovete consentire la battuta, Galileo Galilei ci diceva che misurare, diciamo, la misura ciò che è misurabile, e rendi misurabile ciò che non lo è. E allora il vertumno, diciamo, dell'Arcimboldo va in questa direzione. Noi siamo all'Istat e quindi siamo obbligati a fare questo passaggio e a in qualche modo rispettare ciò che ci diceva Galileo. Grazie, cominciamo con la seconda parte della sessione. Questa era l'apertura che voleva in qualche modo dare un contesto agli interventi che seguiranno, che sono quattro, ve li ho elencati prima. Io inizierei dall'indice, non so come si pronuncia, con l'H davanti. Ok, allora in inglese, ok, con l'acronimo, e parliamo di salute nella prevenzione in Piemonte. Prego. Dottor Migliardi. Prego. Okay. Ricordo ai relatori, i relatori hanno un quarto d'ora di tempo, io li avvertirò per te. Grazie. Sì, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Ringrazio il gruppo di lavoro per avermi invitato a partecipare a questo interessante workshop e avermi dato l'occasione di presentare l'esperienza dal territorio piemontese, un'esperienza di costruzione di uno strumento per rappresentare a livello di piccole aree un indice composito sia di disagio sociale che di bisogni di salute che abbiamo ampiamente utilizzato e applicato nel contesto della prevenzione piemontese. Quindi, da questa parto un attimo dicendo che questo strumento quindi si incardina all'interno dell'attuale vigente Piano Nazionale di Prevenzione, che si pone l'obiettivo, tra gli altri, di affrontare il contrasto delle diseguaglianze sociali e di tipo geografico quale priorità trasversale a tutti i suoi obiettivi. E il PNP ha quindi incluso l'equità come criterio per orientare azioni e interventi previsti dai suoi programmi. Alcune regioni italiane, tra le quali appunto il Piemonte, che sono impegnate nello sviluppo dei propri piani di prevenzione, allora provate a rispondere a questo mandato calandolo nei contesti locali, orientando le scelte di priorità di allocazione delle risorse verso quelle aree territoriali che hanno manifestato da un lato un maggior svantaggio sociale, dall'altro un maggior bisogno di salute. E allora il lavoro vuole sviluppare uno strumento capaci di identificare piccole aree socialmente più disagiate a maggior bisogno di salute che consentano agli operatori coinvolti nei programmi dei piano di progettare interventi, azioni mirate in ottica di riduzione delle diseguaglianze. E nello specifico lo strumento si pone due altri obiettivi, cioè quello di individuare e costruire aggregati territoriali che siano sufficientemente piccoli per catturare variabilità e eterogeneità dei fenomeni che questo indice che andremo a spiegare si propone di rappresentare, quindi restituendo un'informazione contestuale a livello di piccole aree, poi individuare e mettere insieme disagio sociale e bisogni di salute espressi dalle popolazioni che risiedono in questi territori attraverso appunto questo indice che abbiamo chiamato un indice composito di fabbisogno di salute. La nostra esperienza trae origine da quella anglosassone di costruzione delle Health Action Zones, che sono un aggregato geografico che è stato sviluppato dal National Health Service inglese a partire dagli anni 2000, che ha ideato appunto per ridisegnare la salute a livello locale queste aree, per migliorare la salute delle popolazioni che le abitano, specialmente di quelle che manifestano maggior svantaggio. Quindi queste aree condividono al loro interno problemi di deprivazione, esclusione sociale, disuguaglianze di salute,
e si pongono tre obiettivi fondamentali: il sintetizzo, ridisegnare i servizi sanitari sulla base dei bisogni che sono espressi dalle popolazioni che li abitano, fare un lavoro di coinvolgimento ed empowerment con queste comunità locali e ancora facilitare partecipazione, accesso e l'utilizzo dei servizi sanitari. Quindi da un punto di vista operativo questa strategia sulle diseguaglianze di salute inglese ha sviluppato a sua volta un indice sintetico a livello territoriale di queste aree e che ha identificato un'ampia gamma di fattori che impattano salute, sulla salute, mettendo insieme appunto da un lato dimensioni sociali, dall'altro dimensioni di bisogno che nella loro esperienza è stata approssimata ad esempio da prevalenza di alcune malattie croniche, salute mentale, malattie respiratorie e uso di sostanze. Quindi noi a questa esperienza ci siamo un po' ispirati sia dal punto di vista della costruzione di territori, di piccole aree ragionate, che del mescolare dimensioni diverse che tendenzialmente nelle nostre esperienze tenevamo separate. Allora, a partire dalla HAZ inglese abbiamo sviluppato in Piemonte un nuovo indice, un nuovo aggregato territoriale e abbiamo fatto due valutazioni. Rispetto al territorio abbiamo cercato di ragionare sull'aggregato geografico più opportuno da utilizzare sia in termini di dimensioni che di comparabilità, che sicuramente tenesse conto dei sistemi geografici tradizionalmente in uso all'interno dei sistemi sanitari, cioè le ASL, i distretti sanitari comuni, ma con una maggiore capacità di discriminare in modo più preciso territori disagiati e bisognosi. Mentre rispetto all'indice che vedremo abbiamo fatto essenzialmente due cose: prima abbiamo cercato di verificare la collinearità tra le informazioni, i disagi e i bisogni che compongono questo indice, e poi abbiamo provato, per così dire, a validare l'indice trovando delle associazioni con l'ospedalizzazione generale e con alcune patologie. Quindi il risultato è stato un indicatore sintetico che abbiamo chiamato di fabbisogni di prevenzione, utile per rendere conto di queste variabilità dei territori dove possono appunto incidere azioni e interventi in modo da allocare di allocarli in modo differenziato sulla salute. Allora, vediamo rispetto ai territori che cosa abbiamo fatto. Allora, abbiamo individuato per tutto il Piemonte 323 zone di azione per la salute, che sono la traduzione dell'Health Action Zone inglese, con una popolazione molto variabile, ma lo abbiamo visto anche per il vostro indice di fragilità comunale. Alcuni di questi territori li abbiamo calcolati a livello comunale, soprattutto per il capoluogo di regione, per gli altri capoluoghi di provincia, perché sappiamo che le medie tendono ad annacquare le differenze. Allora abbiamo per la città di Torino usato e per quella di Cuneo le zone statistiche e per le altre capoluoghi di provincia abbiamo utilizzato quei sistemi di classificazione geografica in uso all'interno delle amministrazioni, lo vedevamo anche prima con il dottor Gazzelloni. E quindi le circoscrizioni, i quartieri, le frazioni. Per gli altri territori abbiamo fatto delle aggregazioni di comuni tenendo conto di alcuni altri sistemi di classificazione geografica utilizzati in Piemonte, a partire ad esempio dalle zone omogenee dell'area metropolitana torinese, che sono un sistema di classificazione che mette insieme comuni contigui ma anche accomunati da caratteristiche demografiche, caratteristiche di identità storica, sociale, tessuto produttivo, offerta di servizi. Le unioni montane collinare, perché data l'orografia del territorio piemontese e dato che da regressi studi sappiamo che in questi territori, oltre a essere lontani dai centri che offrono i servizi essenziali, hanno subito processi di migrazione selettiva che ha portato a lasciare su questi territori le persone più vulnerabili e più fragili, oltre a tutta una serie di problemi che questi territori, che l'orografia di questi territori dà rispetto a isolamento, asperità e clima. Ancora abbiamo usato il residuo delle ex unità sociosanitarie locali e dalle zone omogenee abbiamo scorporato i grandi comuni dell'area metropolitana torinese, cioè i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. Questo è quello rispetto al territorio. Rispetto agli indici abbiamo calcolato, utilizzato 5 indicatori di disagio sociale e 5 indicatori di bisogno di salute.
gli indicatori di disagio sociale li abbiamo scelti in modo ragionato, tenendo un po' conto delle pregresse esperienze di costruzione di indici di deprivazione e tenendo conto dell'importanza di considerare dimensioni che catturino aspetti differenti del disagio, e quindi la bassa istruzione, gli inattivi, inattivi tra i giovani, i soggetti in affollamento abitativo e ancora i soggetti con cittadinanza di paese a forte pressione migratoria. Rispetto al bisogno, dato che siamo in ambito preventivo nell'utilizzo di questo strumento, abbiamo ragionato su quegli indicatori che parlassero appunto della possibilità di essere problemi di salute prevenibili con opportuni interventi, e quindi tassi di mortalità prematura, tassi di salute mentale prevenibile, interruzioni volontarie di gravidanze, utenze dei servizi delle dipendenze per tutti i dipendenze da sostanza e ancora traumi da incidenti, utilizzando il proxy dei recovery per traumi secondo una scala validata di ferito grave. A questo punto abbiamo costruito gli indicatori di sintesi, quindi le cinque componenti di disagio e le cinque componenti di bisogno sono state trasformate in distribuzioni Z per riportarle sulla stessa metrica e sono poi state sommate in tre indici continui. Quindi un indice di disagio sociale, un indice di bisogno e la somma dei due. Quindi più alto è il valore degli indici, maggiore la condizione di disagio sociale e di bisogno di salute espressa da questi territori. Quindi le zone di azione per la salute sono espresse come quintili a partire da questi tre indicatori in sintesi. Ecco, vediamo come si distribuiscono questi indicatori. Vedete sull'asse delle ascisse le 323 health action zones, sull'asse delle ordinate i valori che assumono rispettivamente l'indice di disagio sociale in blu, l'indice di bisogno di salute in rosso e l'indice composito in verde. Vedete come tre indici riescono a catturare bene un'eterogeneità, una variabilità dei fenomeni all'interno tra le diverse zone. Abbiamo poi provato a fare un lavoro di verifica della collinearità dell'informazione attraverso la matrice di correlazione tra le diverse componenti degli indici. Molto brevemente guardiamo la parte della matrice superiore, la diagonale principale. Vediamo che ci sono componenti in cui il coefficiente di correlazione è basso. Guardate, istruzioni in attività fisica 0,21, e questo è un aspetto che volevamo cercare. Altre situazioni invece dove i coefficienti in misura minore sono un po' più alti, come tra inattivi e NEET, ma perché i NEET sono un sottogruppo degli inattivi. Vado un po' più veloce. Abbiamo poi provato a fare la validazione dell'indice trovando delle associazioni con la prevalenza di due o più malattie croniche scelte tra vasculopatie, scompenso cardiaco, cardiopatie ischemiche, demenza, diabete, BPCO. Vedete qui la capacità predittiva esplicativa dell'indice di disagio sulle malattie croniche pari a circa il 22%, più alto per il disagio se lo scomponiamo l'indice pari al 25%. Lo stesso dicasi per l'ospedalizzazione generale, qui la capacità è un po' più bassa, pari all'11%, vediamo alcuni outlier che siamo andati un po' a guardare da vicino, sono situazioni di ADS con un mix sociale, oppure situazioni con pochi abitanti, oppure contesti di aree interne, cioè territori lontani dai centri dotati dei servizi essenziali. Abbiamo quindi provato a fare un'analisi di sensibilità eliminando gli outlier, ma vediamo come sostanzialmente il coefficiente di determinazione non cambia, quindi abbiamo lasciato anche queste aree all'interno del nostro strumento. Questo è come si presenta il cruscotto HAZ, il foglio elettronico. Vedete le diverse colonne, ci parlano del livello territoriale, il riferimento che abbiamo visto prima, delle HAZ che appartengono a questo livello territoriale e le dimensioni sanitarie, ASL, distretti sanitari all'interno dei quali sono collocate le HAZ, i tre indici di disagio e bisogno e quello composito espressi come valori continui e gli indici categorizzati in zone di disagio sociale da molto disagiato a per nulla disagiato, di bisogno da per niente sana a molto sano e quella che li mette insieme zone d'azione da bassa azione molto bassa a molto alta azione per la salute.
Ecco, vediamo come la rappresentazione dell'indice categorizzato finale, vedete una buona variabilità nella naturale differenza tra i diversi territori, ma se ci andiamo ad addentrare all'interno dei comuni, capoluogo di regione e di provincia, vediamo anche qui una variabilità che l'indice è in grado di catturare, che si sovrappone bene, crediamo, alla geografia sociale di bisogno di queste città. Ad esempio per Torino vediamo come le situazioni ad azione molto alta sono le zone periferiche del nord e del sud della città. E quindi di nuovo questo per richiamare l'importanza delle analisi a livello subcomunale, perché riescono a catturare informazioni che le medie comunali tendono ad annacquare. Qui vado un pochino più veloce. Allora vado ancora avanti, un flash sugli esempi applicativi dello strumento, il progetto Crea Menù, il trasferimento dello strumento all'ADS per il piano di prevenzione siciliano. Questo progetto è un progetto che fa parte di questa linea di attività scuole che promuovono salute del PRP, che coinvolge gli studenti delle scuole primarie con interventi di tipo salutogenico, sulle abitudini alimentari anche orientate alla riduzione delle diseguaglianze sociali in questi comportamenti, e di questo lavoro stiamo anche facendo una valutazione di impatto dell'intervento. Bene, l'indice HAZ ci è servito per individuare quei territori dell'ASL Torino 3, che è l'ASL a ovest della città di Torino verso la Francia e verso le valli olimpiche, quindi delle 19 HAZ che compongono questo territorio ne abbiamo scelte due, la città di Grugliasco e l'Unione Montana Valle Chisone Val Germanasca, perché sono quelle che hanno manifestato i valori dell'indice più alti. Il trasferimento alla regione Sicilia di questo lavoro attraverso un'apposita convenzione con l'osservatorio epidemiologico da SOA e della regione Sicilia, dove lo strumento è stato adattato a quella realtà, quindi anche qui sono state costruite 208 AZ, anche qui alcune subcomunali per le grandi città, alcune comunali e altre sovracomunali, in questo caso che però tengono conto dell'aggregazione sulla base della strategia delle aree interne. E vediamo anche qui una buona variabilità nella rappresentazione di questi fenomeni, con anche qui una variabilità per le grandi città siciliane. Ecco, vedete, su Palermo noi siamo riusciti a usare il sistema di classificazione delle unità di primo livello a 54 piccoli aggregati. Il lavoro è stato recentemente presentato in un seminario dedicato con gli operatori della sanità pubblica e dipartimenti di prevenzione, che lo hanno validato da un punto di vista qualitativo e adesso lo stanno utilizzando nei loro piani di prevenzione. Ultima slide, concludo. Abbiamo visto che lo strumento proposto consente di classificare i territori piemontesi, ma in potenza anche quelli di altre regioni, per individuare piccole aree al contempo disagiate e bisognose di salute. Lo strumento utilizza flussi informativi correnti di tipo statistico e sanitario, che sono disponibili presso gli osservatori epidemiologici delle regioni, e quindi è estendibile e replicabile anche in altre regioni italiane. Lo strumento è ancora aggiornabile nella sua componente di disagio sociale con i dati dei censimenti permanenti che appunto Istat rilascia dal 2019, in quella di bisogno con i flussi informativi sanitari, e tabelle di corrispondenza, questa è una cosa importante, sezione di censimento, altro aggregato territoriale subcomunale, permettono di rappresentare i fenomeni a livello intracittadino, direi per i comuni di medie e grandi dimensioni, ad esempio come i capoluoghi di provincia. E infine lo strumento è stato sottoposto, come abbiamo visto, a una validazione statistica, la condivisione con gli operatori di sanità pubblica impegnati nelle varie attività del piano regionale a livello sia regionale che locale, e queste due tipi di validazioni quantitative e qualitative hanno restituito dei risultati che ci sono sembrati soddisfacenti rispettivamente in termini di capacità esplicativa e usabilità operativa dello strumento. Lo abbiamo recentemente sottomesso al BEN, perché ci è sembrato lo spazio naturale di condivisione con gli operatori della sanità pubblica migliore, anche per le attività che abbiamo svolto insieme all'Istituto, alla Regione Emilia Romagna e al Ministero, di formazione degli operatori sui temi dell'equità in ambito di prevenzione. Vi ringrazio, scusate se sono andato un po' veloce. Ringrazio il dottor Migliardi del Servizio di Epidemiologia dell'Azienda Sanitaria Locale Torino 3,
Grazie tante per la presentazione. Diciamo, quando poi le politiche di intervento sono nel campo della salute, direi che le analisi statistiche devono mantenere e rispettare alcuni requisiti indispensabili. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. E il secondo intervento riguarda lo sviluppo e utilizzo di indicatori comunali di fragilità, l'esperienza degli enti territoriali dell'Emilia Romagna. Io ricordo che su questo, diciamo, se posso fare uno spot alla regione, devo dire l'Emilia Romagna e il comune di Bologna hanno, diciamo, vantano una grande tradizione di misurazione di diciamo, fenomeni complessi, disagio sociale e fragilità all'interno del territorio. E quest'oggi l'intervento Monica Mazzoni, Angelina Mazzocchetti, Valeria Ardito ci mostreranno diciamo il lavoro, la loro fragilità, diciamo la loro misurazione, la loro prima definizione e misurazione della fragilità degli enti locali. No, quella è mia, mi sa la presentazione, non c'entra? Ok. Intanto buongiorno a tutti. Volevamo provare anche a noi a fare una parte statica e una parte invece più interattiva. Vediamo se ci riusciamo. Intanto buongiorno a tutti e grazie per aver pensato di poter rappresentare l'esperienza veramente di sistema l'esperienza di sistema che viviamo nel nostro territorio. Sistema nel senso comune capoluogo, città metropolitana di Bologna, città metropolitana con le altre province del territorio, tutte le province e la CM con la regione Emilia-Romagna. Un solo sistema allargato anche a quello che è effettivamente il protocollo che è stato sottoscritto tra Istat e i territori. E questa esperienza è in parte riconducibile anche a questo stesso protocollo, in quanto l'esperienza nacque in precedenza e si sviluppò con l'aiuto anche i suggerimenti e la formazione del dottor Mazziotta, che si è sempre reso disponibile non solo nella parte di formazione che avevamo strutturato per tutti gli enti SISTAN del territorio emiliano-romagnolo, ma anche direttamente con le telefonate. Quindi un ringraziamento pubblico mi sento di poterglielo fare. È una presentazione a due mani e due territori, ci sarebbe anche il comune capoluogo che sta lavorando molto ed è stata il nostro elemento ispiratore. Quindi saremo della città metropolitana di Bologna con la collega, la dottoressa Mazzocchetti e Ardito della regione Emilia-Romagna. Dopo aver fatto le varie parti, continuiamo ad andare su questa che non vorrei. Così. Ecco, perché ho parlato del comune capoluogo del comune di Bologna? Perché nel 2017, forse guardando anche l'indice di vulnerabilità che Istat produsse a quel tempo, però utilizzando i dati del censimento, sviluppò questa esigenza al proprio interno. E poiché le banche dati di un comune consentono di fare un'analisi subcomunale per tanti aspetti all'interno del proprio territorio, il comune voleva vedere, per dare una mano agli amministratori, e qui cito il professor Blangiardo, che aiutano gli amministratori nell'amministrare meglio un territorio, quindi prendendo questi vari indicatori che erano a disposizione, rendendoli anche più semplici e quindi facendo una sintesi di misure. Abbiamo cambiato il sistema in cui abbiamo formulato questo indice sintetico e siamo passati all'indice AMPI, appunto prima in modo spontaneo e poi con questo aiuto direi rilevante anche del dottor Mazziotta. Se qui va, ma non lo prende, perché sarei passata tranquillamente nell'online. Adesso vediamo se ci vado. Perché l'aspetto poi cruciale è sì individuare gli indicatori, e questo è stato complesso, e nella realizzazione poi del primo sistema, che è stato un sistema di letture a mappa,
ci siamo resi conto anche quanto potevano essere delicati questi indicatori e talvolta quando fosse meglio sostituirli o diminuirli nella loro dimensione. Ecco, questo è il prodotto che a partire proprio dagli indicatori elementari abbiamo formulato in modo online attraverso l'esperienza appunto della collega Nardi. Un prodotto che forniamo sul sito, disponibile per tutti i comuni, disponibile per tutto il territorio. Vediamo se tra poco sarà disponibile anche per voi o se me lo devo raccontare in modo statico perché non parte. Quindi cioè, non so che cosa, come fare. Eccoli qua. Forse, perché chi usa Tableau sa che alle volte la rotellina è quella che occupa la maggior parte del tempo prima della visualizzazione del contenuto. E comunque adesso vi parlo un po' di quello del contenuto mentre vediamo se questa funziona. Innanzitutto abbiamo preso questi 11 indicatori, li abbiamo distinti per le tre dimensioni principali che sono state quelle demografiche, quelle economiche e quelle sociali. Sono maggiori il numero degli indicatori a livello sociale perché all'inizio quando si voleva individuare esattamente il territorio da curare in modo maggiore era la parte sociale che poteva interessare di più. Quindi a partire dagli indicatori elementari abbiamo costruito degli indici sintetici. Non va e quindi mi dispiace molto perché non riuscite a vederlo. Ma vabbè. Vediamo. Se l'avete statico, ci crediamo che funziona anche quello. E purtroppo sì, era molto più interessante, ma ci siamo persi anche le presentazioni, PowerPoint. Vabbè, lascia questo qua. Eccolo qua. Trovato. Ecco qua. Quindi abbiamo preso le tre dimensioni, costruiti gli indicatori sintetici, costruito l'indicatore sintetico dei sintetici. Abbiamo visualizzato 5 livelli di fragilità, quindi una granularità meno fine rispetto a quanto è stato presentato dall'indice di fragilità dell'Istat. Abbiamo cercato di dare una lettura che consentisse anche di esplorare i dati e di scaricare tutti gli indicatori, vedere tutti i singoli indicatori, come si comportavano a livello di mappe, a livello di tabelle per i singoli territori comunali e fare poi le proprie considerazioni. Ad esempio, per l'esplorazione dei dati abbiamo costruito per ogni indicatore questi grafici box plot che consentivano di vedere proprio com'era la distribuzione dell'indicatore nel nostro territorio e questo ci serviva per individuare anche se c'erano degli outlier in un senso positivo o in un senso negativo, appunto dipendente dalla polarità dell'indicatore che si stava analizzando ed evidenziando proprio in colore se nel dinamico uno passa col tooltip, vede esattamente di che comune si tratta, qui ovviamente no, ma per vedere ogni singolo indicatore, ogni singolo comune, come si comportava in una distribuzione media a questo al nostro livello metropolitano. Siamo andati a costruire questi indicatori di sintesi e questa è la mappa di fragilità demografica. Ovviamente non lasciamo mai solo la mappa del sintetico, perché come si diceva, se noi sintetizziamo, tanti vogliono vedere anche il dettaglio e quindi uno va a vedere poi le mappe degli indicatori che compongono il sintetico per andare per riuscire, forse parlo troppo piano, piace la voce bassa, per vedere
per vedere qual è la componente magari dell'indicatore a livello comunale che contribuisce maggiormente ad una fragilità complessiva nella dimensione che siamo andati a studiarci. Qui c'è il link, se volete andarlo a vedere in modo automatico magari funziona meglio. Per consentire un'ulteriore analisi di ogni singolo territorio che non andasse solo a vedersi una mappa che confrontasse il proprio territorio con gli altri, perché questa è la potenza della mappa, vedere il mio comune come sta nel comunale di fianco o comunque in tutto il territorio. Ma siamo andati a cercare anche, individuando ogni singolo comune, quindi qui vedete il comune di Bologna, ma sotto c'erano gli altri 54, per un totale di 55 comuni dell'area metropolitana, in una dimensione misurabile dei nostri 5 livelli di fragilità, per evidenziare immediatamente il sintetico come si comportava e i singoli indicatori che lo compongono come erano distribuiti. Dopodiché abbiamo visualizzato in modo diverso i nostri comuni. Un'altra mappa consentiva di vedere il tutto in un'unica soluzione che voi invece vedrete in un livello statico a livello della regione, del territorio regionale. Passo la parola alla dottoressa Massatore. Grazie Monica. Dunque, appunto, la collega mi ha già raccontato un po' la storia, quindi io vado più veloce su questa parte, dove mi premeva solo mostrare sostanzialmente come cambia anche rispetto alle mappe che abbiamo visto questa mattina il livello di fragilità. Ora è vero che gli indicatori elementari sono leggermente diversi, sebbene in alcuni casi siano gli stessi, naturalmente essendo un indice relativo, nel momento in cui noi ci confrontiamo con il livello Italia, essendo un territorio che per fortuna su molti aspetti è molto performante, sembrerebbe non ci siano fragilità. In realtà, nel momento in cui diciamo l'indicatore di potenziale fragilità lo ricalcoliamo, considerando come a livello di riferimento il valore degli indicatori a livello regionale, ecco che emergono appunto delle zone dove ci sono delle fragilità. E vediamo anche che i territori che sono fragili sotto certi aspetti non necessariamente lo sono sotto altri, quindi anche qui diciamo il motivo per cui abbiamo mantenuto degli ambiti è anche questo, cioè far vedere che non necessariamente fragile significa fragile sotto tutti gli aspetti, fermo restante naturalmente quello che ci siamo sempre detti anche nei corsi col dottor Mazziotta, l'importanza del framework teorico di riferimento, cioè di che cosa stiamo misurando con la nostra fragilità, perché fragilità in sé, tra virgolette, vuol dire tutto e niente, dipende da come la vogliamo declinare. Quello che allora trovate appunto sul nostro portale queste mappe con la spiegazione, con gli indicatori elementari, eccetera. Rispetto alle esperienze degli anni precedenti, facciamo appunto questo lavoro più o meno dal 2019, portato appunto con le varie evoluzioni, eccetera. Quest'anno abbiamo fatto anche quel salto in più di cui si parlava anche questa mattina, cioè l'importanza di capire nel tempo cosa succede. Quindi abbiamo preso a riferimento il 2019, cioè i valori dell'Emilia Romagna al 2019 di tutti gli indicatori elementari, e siamo andati a vedere tra 2019 e 2022 che cosa è successo ai nostri comuni. E dopo su questo abbiamo anche delle questioni da chiedere, delle consulenze metodologiche da chiedere al dottor Mazziotta, ma in ogni caso diciamo che il confronto in realtà ci dice che circa 2/3 dei comuni rimangono in una situazione di potenziale fragilità stabile, che molti più comuni passano a una classe di potenziale fragilità più bassa di quella che avevano prima. Quindi in realtà c'è un po' di miglioramento. E questo è stato visto come una cosa positiva, naturalmente, e fermo restante che l'abbiamo fatto bene. No, scherzo, ci abbiamo pensato. Allora, questa mattina il dottor Mazziotta diceva la bellezza, tra virgolette, di avere un unico numero che però considera tanti aspetti. E devo dire che nel nostro territorio
questa cosa qui, questo elemento, è stato letto in maniera molto positiva, tant'è vero che viene utilizzato l'indice di potenziale fragilità a livello, diciamo, in ambito amministrativo. L'altra cosa positiva è che c'è stato sicuramente un percorso condiviso come uffici di statistica, però un percorso condiviso anche a livello proprio, diciamo, politico-amministrativo degli enti, che si sono ritrovati, riconosciuti in questi indicatori e quindi, diciamo così, lo accettano quando viene utilizzato in determinati contesti. Velocemente, primo utilizzo, definizione delle strategie territoriali per le aree montane interne all'interno delle politiche europee, della programmazione delle politiche europee di sviluppo. In questo documento strategico regionale si usa anche, non solo, ma anche l'indice di potenziale fragilità per appunto definire aree omogenee alle quali rivolgere determinate strategie. Nel riparto di alcuni fondi è stato utilizzato l'indice di potenziale fragilità. In ultimo, proprio un utilizzo molto recente, una quota dei fondi definiti da una certa legge regionale per la realizzazione di programmi speciali in ambiti locali è stata riservata a manifestazioni di interesse per a bandi, diciamo, da proporre su questi fondi solo ai comuni con indice di potenziale fragilità alto o medio alto, perché di fatto l'analisi ci ha fatto vedere che sono comuni che accedono poco a questi bandi e quindi in qualche modo, diciamo così, si voleva invogliarli. Si è trovato questo elemento comunque come elemento di raggruppamento, diciamo così, dei comuni. Altro utilizzo, supporto economico ai comuni in situazioni di squilibrio finanziario. I colleghi ci hanno contattato dicendo: ma noi abbiamo la sensazione che a parità di difficoltà finanziaria ci sono altri, cioè c'è qualche elemento di diversità. Non sempre la difficoltà finanziaria è perché, tra virgolette, c'è una malgestione o non si riesce a gestire i fondi. E quindi ci hanno chiesto di aiutarli a identificare dei pesi, diciamo così, per dare più contributo a parità di difficoltà finanziaria ai comuni con livelli di fragilità più elevata. È talmente piaciuta, diciamo così, questa cosa di poter sintetizzare aspetti diversi in un unico numero che continuiamo a lavorarci sia come ufficio di statistica con gli altri enti del sistema statistico regionale, per esempio con l'idea di ampliare il nostro indice di potenziale fragilità che attualmente vede la fragilità declinata attraverso le caratteristiche delle persone che vivono sui territori, quindi noi non consideriamo caratteristiche proprie dei territori, e ampliare, diciamo così, quindi costruire un altro ambito che sia quello ambientale, che quindi consideri, per esempio, vediamo da qui, pericolosità idraulica, vincoli paesaggistici, concentrazione di PM10, okay? Quindi caratteristiche anche non direttamente legate agli individui. Altro progetto su cui siamo stati, diciamo, come ufficio di statistica coinvolti dai colleghi che si occupano di programmazione territoriale e di attrattività dei territori, individuare, loro avevano la necessità di individuare aree per nuovi insediamenti industriali o recupero di aree dismesse. Vorrebbero, diciamo così, farlo in zone dove il territorio offre di per sé delle condizioni buone, quindi è più attrattivo che in altri. Stiamo appunto lavorando, abbiamo messo su un gruppo di lavoro dove ci sono naturalmente gli esperti di capitale territoriale, quindi un lavoro anche di studio di letteratura, un contributo metodologico in termini di quali sono le caratteristiche auspicabili per un indicatore elementare. Facciamo le analisi di sensitività, capiamo appunto se questi indicatori che propongono sono molto correlati tra di loro, li aiutiamo, diciamo, dal punto di vista metodologico, per lo restante naturalmente che ci vogliono gli esperti di materia. Un ultimo work in progress, sempre su richiesta di altri settori, diciamo così, della regione, in questo caso si parla di fondo sociale per l'affitto, e di capire
quante, diciamo, qual è la vulnerabilità abitativa delle persone che vivono in affitto per aiutarli, diciamo così, a formulare meglio, diciamo, i requisiti per i bandi per gli alloggi delle residenziali pubblici, eccetera. Anche questo usa indicatori di varie fonti, ripeto, è un work in progress, però è comunque un elemento che fa vedere quanto, tornando al discorso, piace comunque poter sintetizzare aspetti diversi in un unico numero. Grazie. Direi che abbiamo visto già, diciamo, una risposta a come queste misure possano fare politiche di intervento sul territorio, e tutti questi esempi che ci avete elencato sono la dimostrazione che probabilmente già si fa, quindi la traduzione dell'analisi e dello studio in intervento sul territorio direi che è, diciamo, una realtà. Tra l'altro i numeri, diciamo, dalla mappa, vedere la fragilità e la nostra fragilità, direi che la mappa dell'Emilia Romagna mi sembrava decisamente coincidente, quindi, come dire, da questo punto di vista abbiamo usato sia indicatori diversi e anche, diciamo, voi avete fatto un composito del composito, noi un composito semplice, ma insomma mi sembra che la realtà, diciamo, dopo aver torturato i dati, hanno detto la stessa cosa. Va bene. Grazie, e diciamo il prossimo intervento, Anna Minnei ci presenta l'indice composito di vulnerabilità per i comuni della Sardegna, IVC, il metodo dei sistemi informativi statistici applicato alla costruzione di un indice composito comunale. Grazie mille. Buongiorno a tutti, sono Carla Massa. Anna c'è comunque. Buongiorno. Intanto vorrei innanzitutto ringraziare Matteo per il supporto e il sostegno alla formazione nella costruzione dell'indice di vulnerabilità della statistica della Regione Sardegna. Oltre a questo vorrei ringraziare Alessandro Valentini, Maura Marras e Sergio Follutri per il sostegno che comunque hanno dato per la collaborazione con l'ufficio di statistica. Vediamo un pochino. Non mi sto fermo, diciamo, sul contesto, sulle premesse, ecco, contesto e finalità. Stiamo parlando di un progetto che nasce all'interno di un protocollo d'intesa, il protocollo d'intesa tra Istat, le regioni e le province autonome, l'ANCI e l'ANCI, con un obiettivo specifico che è quello di sviluppare e aumentare in qualche modo la qualità dell'informazione statistica ufficiale. Per cui abbiamo voluto partecipare a questo progetto sia per dare attuazione al protocollo d'intesa, ma soprattutto per fornire alla Regione Sardegna uno strumento di mappatura regionale, sia sulla base delle principali caratteristiche dei comuni sardi, integrando sia per fornire strumenti conoscitivi per la programmazione, come già ampiamente illustrato dalle colleghe dell'Emilia Romagna, è fondamentale avere dei numeri per poter supportare le politiche e la programmazione, soprattutto a livello di piccoli comuni. Noi non abbiamo utilizzato esattamente il concetto di fragilità, ma abbiamo voluto concentrarci su un concetto forse un po' più generale di vulnerabilità, cioè una situazione comunque di incertezza che può portare, a seconda degli accadimenti che possono avvenire, a un vero e proprio disagio, sia economico che sociale. Questo concetto più generale lo abbiamo integrato con alcune delle caratteristiche tipiche
anche della nostra regione. Non solo, con l'analisi delle missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con lo studio proprio delle esigenze conoscitive della regione Sardegna. Per cui parliamo fondamentalmente di spopolamento, invecchiamento. Siamo tra le regioni italiane con un indice di vecchiaia tra i più elevati, probabilmente dopo la Liguria siamo quelli che hanno l'indice più elevato. Condizioni economiche delle famiglie e produttività delle imprese. Per cui il concetto di vulnerabilità è stato poi declinato in diverse dimensioni che corrispondono a sei aree tematiche. Sei aree tematiche che hanno prodotto un set di 23 indicatori elementari. 23 indicatori elementari per cui un'area demografica, un'area capitale umano, un'area di mortalità e servizi sociosanitari, quella ambientale, quella economica e quella di crescita e sviluppo economico. Poi vedremo nel proseguo come alcune di queste dimensioni, di queste aree tematiche, sono state oggetto di particolare attenzione per via del comportamento di alcuni indicatori, ma non soltanto del comportamento di alcuni indicatori, ma anche proprio per le problematiche tipiche di queste aree. Per cui capitale umano, mercato del lavoro e istruzione, a cui è stato presentato l'indice di povertà educativa, anche alla Conferenza Nazionale di Statistica, problematiche di natura sociosanitaria. La regione autonoma, la regione Sardegna è una regione a statuto speciale, la competenza in materia sanitaria è totalmente a carico della regione, e questo per cui vedremo come alcuni indicatori sono stati poi oggetto di un'analisi what if per verificare se effettivamente erano quelli correttamente da utilizzare. Queste insomma sono le fasi della costruzione dell'indice, ma non mi soffermo perché comunque sono noi abbiamo applicato il metodo AMPI, per cui Mazzeo Tappareto, e adattandolo naturalmente alla realtà della Sardegna. Quello di cui parlerò oggi è più che altro l'applicazione di un metodo, perché non mi soffermerò sui risultati, quanto sul metodo dei sistemi informativi che è stato applicato alla costruzione dell'indice. Un metodo che ha, ve lo faccio vedere, non lo commento, giuro, è un po' complesso. Comunque, come vedete, i singoli pezzetti blu stanno a rappresentare le varie fasi di costruzione dell'indice. Qui parliamo dalle fonti dei dati all'indice composito. Perché? Perché se è vero che la complessità, la vulnerabilità o comunque qualunque fenomeno complesso necessita di essere misurata attraverso una sintesi o comunque indici compositi, noi ci siamo resi conto nel corso degli anni e della nostra esperienza di quanta importanza bisogna dare alla qualità delle informazioni che utilizziamo per costruire quegli indici. Questo perché chiaramente se parliamo di un numero che poi verrà preso come riferimento per la programmazione, io ho bisogno che la qualità di quel numero sia a prova di bomba, tra virgolette. E questo significa che comunque la qualità delle fonti che vengono utilizzate, non parlo solo di statistica, non parlo di statistica ufficiale, ma anche in alcuni casi, parlo di statistiche provenienti da fonti amministrative, che hanno una diversità e delle differenze particolarmente rilevanti a livello territoriale. Cioè nel senso che alcune fonti amministrative, se su un territorio possono essere qualitativamente buone, diciamo superano l'esame, in altri territori lo stesso indicatore, la stessa variabile, non ha la stessa qualità. E questo chiaramente può creare dei problemi nella costruzione dell'indice. Per questo motivo
Intanto nell'ambito del processo di costruzione dei sistemi informativi statistici noi abbiamo a che fare con due tipologie di figure, cioè gli esperti naturalmente informatici e gli esperti di dominio, per cui ogni singola area tematica è stata affidata a degli esperti che hanno studiato le singole fonti. È stata fatta un'analisi naturalmente concettuale, un'analisi delle fonti, la metadatazione, sono stati costruiti dei cataloghi di metadati e dei datamart tematici. Ora, ogni fase perciò ha visto il ruolo dei singoli esperti che si sono soffermati su alcune attività. Adesso qua io ho voluto puntare l'accento sui criteri per la validazione degli indicatori elementari. Perché Matteo prima diceva ci abbiamo messo 2 anni. 2 anni e un anno è stato proprio nella fase di definizione. Beh, noi abbiamo fatto altrettanto, nel senso che per arrivare a scegliere 23 indicatori abbiamo intanto dovuto fare tutto un lavoro per verificare che quegli indicatori rispondessero a criteri di accessibilità, chiarezza, rilevanza, disponibilità di quell'informazione per il triennio deciso, cioè 2019-2021. Abbiamo utilizzato la correlazione come criterio guida in modo tale da escludere eventuali indicatori che fossero fortemente correlati tra loro. Per cui nella prima fase ho voluto puntare l'attenzione su questo. La seconda fase, naturalmente, hanno preso il sopravvento gli esperti informatici perché c'è stata tutta la parte di costruzione delle procedure di SQL Server, delle procedure di calcolo, tutta la fase di normalizzazione e di aggregazione con il metodo AMP. Gli esperti di dominio hanno costruito delle carte d'identità di ogni singolo indicatore. Ogni singolo indicatore, carta d'identità e analisi appunto del dato. Andiamo avanti che siamo già in ritardo. Ecco, penultima fase, costruzione della tabella delle scelte e analisi soprattutto dei valori missing, perché in molti casi alcuni anni non erano presenti negli indicatori, non erano valorizzati negli indicatori utilizzati, per cui i metodi utilizzati sono stati la sostituzione degli anni mancanti con il metodo OTEC, oppure l'interpolazione lineare in alcuni casi, soprattutto per quegli indicatori di natura occupazionale, cioè mercato del lavoro. Infine, l'ultima fase che è entrata nel processo di produzione dell'indice, per cui nell'ambito del processo di SIS, è stata la parte di validazione. Abbiamo fatto un'analisi di influenza e, come dicevo prima, per due aree tematiche, cioè sto parlando del capitale umano e della mortalità e servizi sociosanitari, abbiamo fatto un'analisi what if. Alcuni indicatori sono usciti, altri sono entrati. Ad esempio, alcuni indicatori di fonte amministrativa non possono essere utilizzati. Faccio l'esempio delle farmacie per 1000 abitanti. Noi avevamo deciso di inserire quell'indicatore, ma quell'indicatore, quando si va a dare un numero per un piccolo comune, la Sardegna, il 72% dei comuni è di piccolissime dimensioni, ovviamente un dato amministrativo la cui fonte aggiorna quell'informazione con anni di ritardo, crea una distorsione sul territorio, per cui abbiamo preferito escluderlo. E allora ne abbiamo utilizzato degli altri. Questo è solo un esempio. Super veloce, le mappe, una lettura, una rappresentazione territoriale dell'indice di vulnerabilità comunale. Vediamo in quintili i livelli di vulnerabilità 2019-2021. Sembrerebbe che stiamo migliorando moltissimo. In realtà dobbiamo ricordarci che partiamo comunque da una situazione di vulnerabilità elevata per una regione come la Sardegna, soprattutto per determinate caratteristiche. Infatti lo vediamo
dall'area demografica, cioè invecchiamento, spopolamento importanti. E in altri casi ho visto per esempio che Matteo ha fatto vedere l'indice soprattutto orientato molto alla parte ambientale, e se noi andiamo a vedere il nostro territorio, per esempio, alcuni di quelle bolle rosse di alta fragilità sono chiaramente spiegabili attraverso, come si diceva, un'analisi spaziale, anche perché per esempio nel nostro territorio abbiamo problemi legati per esempio a scorie derivanti dalla presenza della NATO, per cui come dire, su alcune problematiche naturalmente l'analisi spaziale è fondamentale. Infine, qui vediamo per aree interne come sono passati da bassa, medio bassa i vari comuni. E infine quello che succede è che il 56,2% non ha subito variazioni del valore di vulnerabilità. Il 39,8%, cioè circa 150 comuni, invece ha visto una riduzione dell'indice, e solo 15 comuni hanno subito una variazione in aumento. Per cui chiudo, perché sono già out. Vi ringrazio. Grazie mille, grazie per questa presentazione. Diciamo, l'abbiamo discussa in diverse volte. I risultati anche qua, diciamo, mi sembrano decisamente sovrapponibili a quelli che abbiamo fatto vedere questa mattina relativamente all'indice di fragilità. Allora, l'ultimo intervento, non per importanza, forse per difficoltà di collegamento sì, perché è un collegamento da Napoli. Se mi ragguagli sulla situazione, che cosa possiamo fare? Matteo? Dammi conferma che okay, mi sentiamo, sentite. Quindi se provate a condividere le slide, vi ascoltiamo e possiamo seguire la vostra presentazione. Vedete le slide? Qualcuno dicesse che mi sente. Ci sentite? Vi sentiamo piano, ma vi sentiamo. Allora, buongiorno a tutti. Allora, sono Nunzio Cuozzo, Regione Campania. Allora, ringrazio l'Istat, in particolare la dottoressa Bianchino e la dottoressa Fusco della sede territoriale Area Sud, sede della Campania. Allora, il titolo della nostra presentazione è l'indice di potenziale turistico delle aree interne della Campania. È un lavoro che è stato pensato durante uno degli incontri che abbiamo avuto nei tavoli tecnici e che diciamo ci è stato anche tra virgolette suggerito dalle nostre direzioni che si occupano di turismo e di fondi europei. L'abbiamo chiesto quindi all'Istat la possibilità di trovare uno strumento che ci permettesse di capire le potenzialità dal punto di vista turistico delle nostre aree interne al fine di poter mettere in atto delle politiche per evitare il fenomeno dell'overtourism che da qualche anno si sta tra virgolette diciamo manifestando anche per quanto riguarda le grosse città della Campania. Andiamo avanti con le slide. Chiedo scusa, non riusciamo a andare avanti con la slide. Daniela, vogliamo provare a fare una telefonata in un cellulare e metterla accanto a un microfono? Se chiami Antonella Bianchino magari lo sentiamo un po' meglio, perché altrimenti diciamo non riusciamo a dare valore all'intervento, che invece mi sembra significativo. Stiamo tutti con le orecchie pizzate in massimo silenzio, ma facciamo difficoltà. Se diciamo se possiamo chiamare Antonella. Se chiami Antonella. No, Antonella, parla.
Se proviamo a mandarlo sui fissi invece, attaccare il telefono sui microfoni fissi invece che sul portatile. Ah, è peggio. Allora sto zitto. Vai, parla Daniele. Proviamo a parlare con te. Allora, quindi mi sentite? Vai, meglio, vai. E poi mettiamo le slide. Devo spegnere il microfono. Allora, quindi... No, allora, quindi dicevamo, abbiamo chiesto al tavolo tecnico di trovare uno strumento, di creare uno strumento che ci permettesse di capire le potenzialità dal punto di vista turistico delle nostre aree interne. Allora, la classificazione è quella notoria, diciamo, delle aree interne SNAI, che evito di spiegarvi perché so che la conoscete molto bene. Vi dico però che le ipotesi che stanno alla base del lavoro sono che nelle aree interne i settori agricolo e pastorale e forestale svolgono un ruolo centrale come opportunità di crescita economica e per il valore e la cura e la prevenzione ambientale. Quindi il turismo rurale è un mezzo efficace per aumentare, diciamo, la vitalità delle zone rurali, per evitare che ci sia una migrazione nutrita e un governo del territorio dal punto di vista ambientale. E un'altra ipotesi che io ritengo fondamentale per lo studio che stiamo a fare è che le tendenze recenti mostrano che i turisti sono consapevoli e attenti, diciamo, ad evitare turismo di massa e a rivolgersi verso delle aree non propriamente principali, ma che comunque offrono dal punto di vista ambientale e territoriale un impatto notevole. Allora, la Regione Campania, quindi senza andare a spiegarvi la classificazione che a voi è ben nota, 250 comuni, 260 insistono sulle aree che vengono considerate centri, quindi i poli intercomunali e le aree cintura, mentre con il 82,8% della popolazione, le aree interne, che vengono classificate in questo caso di EF, che hanno il 17,2% di popolazione, ma con una superficie del 66,4%. Allora, sono stati per il lavoro. Sono stati individuati 21 indicatori declinati in tre domini base: densità infrastrutturale, impatto economico del settore turistico, supporto del settore agricolo. Allora, i 21 indicatori sono stati clusterizzati in base al grado di vegetazione rispetto a questi domini, quindi densità infrastrutturale, vabbè, solo per accennare. Tasso di ricettività totale, tasso di ricettività delle strutture alberghiere di Castalpe, impatto economico, quindi incidenza dell'occupazione del settore turismo, valore aggiunto pro capite, eccetera, e supporto del settore agricolo, densità degli agriturismi, densità degli agriturismi con ricettività, eccetera, e poi le quote di aziende con vini, aziende con agricoltura biologica, aziende con boschi. Questi indicatori sono stati calcolati per tutti i comuni italiani e per quelli accorpati secondo classificazione SNAI. Allora, lo sviluppo di questi indicatori, se vedete, diciamo, le tabelle, la parte in verde scuro, sono tutti favorevoli rispetto all'ipotesi, cioè hanno un grosso apporto per quanto riguarda le zone periferiche e ultraperiferiche. Infatti, per quanto riguarda la
il dominio dell'identità infrastrutturale, abbiamo un tasso di ricettività, non lo so, quello totale da 17.3 per i poli e poli intercomunali a 222.6. Lo stesso dicasi per le varie declinazioni di struttura alberghiere di fascia alta ed extra alberghiere e per gli altri indicatori, densità degli esercizi ricettivi, alberghiere ed extra alberghiere, incidenza della ricettività. Sono tutti favorevoli, tranne uno, rispetto alle ipotesi periferiche di tutte le periferiche. Naturalmente, per quanto riguarda l'indicatore in alto a destra, per spione dei visitatori, di strutture museali e similari per abitanti, naturalmente il gioco forza che almeno in regione Campania ci sono delle aree di attrazione molto forte, l'area di Napoli o piuttosto che Pompei, piuttosto che Casertano, che la fanno da padrone. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'indice impatto economico del settore turistico. Le aree in verde, diciamo in verde scuro, anche qui sono tutte a vantaggio del, diciamo, delle aree periferiche e periferiche, con uno sguardo particolare, diciamo, al valore aggiunto pro capite. Come vedete, diciamo, cioè, si passa da 224.6 di poli e poli intercomunali a 1047.5 delle aree ultraperiferiche. In effetti c'è un valore più di 4 volte tanto. Quindi in effetti anche per quanto riguarda l'indicatore impatto economico del settore turistico possiamo dire che c'è una grossa potenzialità per le aree periferiche, diciamo per le aree intermedie. Un discorso a parte invece, e questa è una cosa che dovremo discutere nei prossimi giorni con l'Istat e con le nostre direzioni, diciamo, agricoltura, è l'indicatore il supporto del settore agricolo. Dalle aree in verde scuro si vede che in effetti l'apporto maggiore è per le aree polo intercomunali fino alle aree intermedie, c'è invece uno scarso apporto per quanto riguarda le aree periferiche e ultraperiferiche. Una spiegazione che ci stavamo dando, diciamo, da quando abbiamo visto un po' l'indicatore, è che la metodologia utilizzata, quella del big data attraverso tecniche di web scraping sul portale Agricoltura Italia, Agriturismo Italia, che ha fatto sì che ci possa essere un errore di sottostima, perché alcune aziende che non hanno tutti i crismi dell'agriturismo magari non sono inserite, non sono accreditate all'interno di questo portale, però per la realtà Campania comunque esistono. Quindi questo indicatore va approfondito, questa cosa va approfondita. Per quanto riguarda invece la tabella sotto, che trae, diciamo, la sua fonte del censimento dell'agricoltura, questa è un po' a macchia di leopardo. L'attenzione che io vorrei in effetti è quella sull'indicatore quota di vigneti DOC e DOC. Come vediamo, la parte, diciamo, principale viene data ai poli e poli intercomunali. Abbastanza strano, diciamo, e una delle ipotesi anche qui è che, essendo i dati tratti da, diciamo, il centro aziendale, e che molte volte questo centro aziendale corrisponde alla sede legale, nulla vieta che qualche sia stata, diciamo, ascritto a una zona centrale piuttosto che alla reale ubicazione. Quindi, diciamo, questo indicatore va un po' affinato, vanno studiate un po' meglio le cose. Dicevo che la metodologia usata è quella di un studio degli indicatori multifonte. Infatti sono state utilizzate diverse fonti, diciamo, per quanto riguarda il reperimento dei dati, come il censimento continuo della popolazione, il censimento dei musei, la capacità delle strutture ricettive turistiche, l'attuante statistico dei comuni, il censimento dell'agricoltura, l'anagrafe statistica delle imprese attive ASIA, il sistema informativo sui risultati economici delle imprese FREM e SPS e, come vi dicevo prima, il big data di agriturismo utilizzando il, diciamo, il portale Agriturismo Italia. Per dare, diciamo, per creare un indice univoco, in effetti, abbiamo optato invece per crearne tre, per evitare che ci fosse una perdita di informazione
come si è giustificato per quanto riguarda, diciamo, l'apporto del settore agricolo. Quindi abbiamo deciso di creare tre indici utilizzando come indice sintetico il Mazziotta-Pareto Index, senza entrare, diciamo, nel merito dell'indicatore, dove diciamo che M e Z sono rispettivamente la media e lo scostamento quadratico medio dei valori standardizzati e i coefficienti di variazione, il segno più o meno dipende dal fenomeno considerato. Nel nostro caso sappiamo che a variazioni crescenti degli indicatori corrispondono variazioni positive del fenomeno, e quindi abbiamo utilizzato una versione con penalità negativa. I risultati diciamo, di questi indici sintetici giustificano ciò che è emerso dallo studio, diciamo, degli indicatori critici. In effetti vediamo che per quanto riguarda la densità infrastrutturale, per quanto riguarda, diciamo, l'area C, che è l'area che comprende le aree periferiche e ultraperiferiche, vediamo che abbiamo un indice 110.129, sappiamo che l'indicatore Mazziotta-Pareto ha una forbice 70-130, quindi è certamente ad appannaggio delle aree periferiche e ultraperiferiche. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'impatto economico del settore turistico, 112.90, quindi anche questo è appannaggio di queste aree. Naturalmente esiste il supporto del settore agricolo, che, come dicevo prima, bisogna studiare in maniera più approfondita, che dà un maggiore apporto per quanto riguarda le aree, diciamo, fascia A, che sono i poli, poli intercomunali e area cintura. Allora, le conclusioni di queste indagini sono che l'area interna non è necessariamente sinonimo di zona libera. Quindi la distanza dai servizi certamente rappresenta un limite, però può diventare anche un punto di forza, un valore ambientale importante da sfruttare a fini economici. I risultati mettono in evidenza il potenziale delle aree interne della campagna, e quindi ci dicono che lo sviluppo turistico di tale aree geografiche possa limitare il sovraffollamento, che naturalmente negli ultimi anni sta diventando veramente insostenibile. Naturalmente questo può influire, sappiamo, sulla qualità della vita e anche dal punto di vista territoriale, perché la presenza, diciamo, di un territorio, di territori periferici può diciamo, migliorare la qualità della vita del territorio. Quindi si evince la necessità di avere a disposizione un maggiore impegno da parte dei decisori politici nell'intraprendere politiche di animazione territoriale, quindi ci vuole un forte marketing territoriale volto a garantire un aumento della sensibilizzazione, quindi degli stakeholder locali, che permettono lo sviluppo o almeno il mantenimento delle aree interne. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto. Grazie mille. Bene, grazie mille. Io ringrazio tutti i relatori della seconda sessione di questo workshop. Grazie, credo che continueremo a lavorare insieme, e lascio la parola, direi, alle conclusioni dialogate che faranno la direttrice Pratesi e il direttor Colombo, responsabile dell'ufficio del SISTAN, che, come dire, tireranno tutti gli spunti di questa giornata. Grazie. Grazie Matteo, grazie a tutti. Solo due parole di chiusura per questo workshop che, nonostante la data piuttosto avanzata dell'estate, nonostante siamo reduci dalla conferenza nazionale, avevo un po' di timore che ci fosse una partecipazione più modesta, invece è stata più che soddisfacente. Io quindi devo solo dire grazie a tutti. Devo dire una cosa che riguarda il SISTAN e gli uffici territoriali, cioè noi abbiamo visto una produzione statistica importante, abbiamo continuamente riflettuto sull'utilità di questa produzione statistica per il decisore pubblico nei territori, nelle amministrazioni comunali. Sul fronte interno questo tipo di produzione statistica è invece una palestra molto utile e fondamentale per fare sistema, cioè per fare SISTAN. Siamo a esattamente 4 anni dalla sigla del protocollo d'intesa Istat, regioni, province, province autonome, regioni, ANCI e UPI,
è un protocollo d'intesa nell'ambito del quale abbiamo sperimentato degli esercizi di formazione molto interessanti. Questo tipo di produzione rappresenta esattamente, come dire, il senso di quel protocollo, cioè condividere esperienze di produzione, condividere metodologie, a condividere il valore della qualità del dato che viene prodotto, misurare, sperimentare, fare palestra, confrontarci. E credo che appunto soprattutto in questa fase nuova che ci è data di vivere con un ciclo di policy importante che è quello del PNRR, l'uscita da un'esperienza, diciamo, una super esogena come è stata la crisi sanitaria, questo tipo di strumenti sicuramente fa una differenza dal punto di vista della produzione statistica ufficiale e della sua condivisione con i soggetti del territorio. Quindi è un prodotto di valore pubblico per chi deve poi decidere, ma è un prodotto di valore molto importante anche per chi lo produciamo e lo condividiamo. Un'ultimissima cosa, a breve, spero molto a breve, pubblichiamo un ebook che hanno realizzato i colleghi dell'Area Centro, che qui sono rappresentati dal collega Alessandro Valentini, che si intitola Risposte integrate della statistica ufficiale alle esigenze informative del territorio e che racconta anche altre esperienze come quelle che abbiamo visto oggi e che riguardano diverse regioni, la regione Toscana e la regione Sardegna di nuovo in particolare, e che appunto si inserisce in questo filone di lavoro che facciamo insieme. Io vedo qui molti colleghi che rappresentano le regioni, che rappresentano gli enti locali con cui appunto condividiamo questo percorso. E, insomma, dal mio punto di vista è un'esperienza molto concreta, ecco, molto fattiva, che produce delle cose molto di sostanza e, insomma, andiamo avanti così. Grazie a tutti ancora. Grazie direttore Colombo, mi fa piacere che tu abbia concluso facendo l'interfaccia Istat verso l'esterno, no? Perché quello che abbiamo imparato da questa giornata, che sapevamo già anche prima, è che da soli poco si fa, cioè è necessaria una collaborazione con il territorio, con gli enti territoriali, proprio per la misura della fragilità. Ora, l'esempio del direttore Gazzelloni: se vogliamo scendere sotto i confini comunali, allora sì che è necessario avere i comuni nel gruppo di lavoro e di ricerca. E allora, sia per il futuro, per i lavori futuri, che per migliorare quello che abbiamo già in cucina, direi che la collaborazione è la parola chiave. Però entrando dentro l'istituto direi che l'altra parola chiave è quella nominata molte volte, rammentata molte volte, ma che è integrazione. Integrazione di fonti, costruzione di indici e poi indicatori che sono il risultato del sistema integrato dei registri. Si richiamavano molte volte le fonti amministrative oggi. E quindi collaborazione e integrazione, senz'altro, e internamente mi corre obbligo ringraziare le direzioni tematiche nel Dipartimento della Produzione Statistica, senza le quali non avremo ottenuto il risultato dell'indice di fragilità, quindi la direzione statistiche economiche, statistiche del welfare, demografiche e di analisi territoriale hanno collaborato all'interno della task force per ottenere, nei tempi che avete capito, non sono stati brevissimi, ma insomma per ottenere il risultato. La metodologia. Permettetemi una nota metodologica, perché faccio la professoressa di statistica anche, e quindi vi devo dire, mi corre obbligo dire, che noi facciamo sempre 100 il valore nazionale, il che vuol dire che tutte le valutazioni che ho visto stamani, sia quelle prodotte per l'indice di fragilità che per le varie vulnerabilità che sono state rappresentate, sono relative. Non è detto che il 100 italiano sia il non plus ultra, anzi, molte volte, alcune volte, ci troviamo
in situazioni non di prima parte della classifica con riferimento a molti degli indicatori che calcolano anche gli altri istituti nazionali di statistica europei, insomma. Quindi occhio a questo, perché è un tema, quindi ogni rappresentazione è una rappresentazione e conviene conoscerne i limiti, altrimenti si rischia di tirare delle conclusioni affrettate e sbagliate. E poi la sintesi AMPI è la sintesi che noi proponiamo, ma proponiamo anche ciascun indice per suo conto, in maniera che l'utente finale si componga la sintesi che vuole. Non è l'unico indice composito l'AMPI, pregi e difetti, ma capacità di lettura critica dell'indice stesso, quindi altra nota metodologica. E poi inoltre scendiamo a livello di dettaglio da regione a provincia, a comune, a aree subcomunali. Attenzione però, perché alcune relazioni si modificano cambiando il dettaglio della scala. C'è un problema che è quello noto come problema dell'unità areale modificabile, che è un problema esso stesso metodologico che noi dobbiamo avere presente quando si interpretano i risultati. E poi, e qui spezzo una lancia a favore dell'istituto, la progettazione degli indici e poi degli indicatori va fatta ex ante, non ex post quando poi c'è la richiesta, diciamo, amministrativa politica, perché altrimenti si rischia di cucinare dei piatti che sono cucinati in maniera apposita, mentre la rappresentazione possibile dall'integrazione dei dati dell'istituto è una rappresentazione ex ante, comparabile nel tempo e nello spazio, costituita e fatta, guardate bene, soltanto da quegli indici, per questo ci si è messo anche 2 anni a sceglierli, che possano essere comparabili, che tutti i comuni hanno. Quindi il lavoro è un lavoro di collaborazione, di integrazione e anche, permettetemi di dire, di educazione, perché dobbiamo allenarci a capire i limiti e le potenzialità di ciascuno dei risultati che rappresentiamo. E poi in ultimo si parla di fragilità, abbiamo parlato di vulnerabilità. In realtà quello che ci anima è scovare nei territori i segni di vitalità e di protezione, perché è importante certamente mettere l'attenzione sul disagio, ma bisogna mettersi in grado di non marginalizzare soltanto sulle situazioni difficili, ma dare una rappresentazione armonica, corale, di tutte le potenzialità, in maniera che l'azione politica non sia solo, ora chiaramente no, qui siamo in fase prepolitica, ma insomma chi poi usa i dati lo deve fare in maniera da suscitare anche la vitalità e investire sul cambiamento, non solo intervenendo nell'area del danno e del recupero per riparare quello che c'è da riparare, ma guardando le cose in prospettiva. Quindi nel futuro dell'istituto ci sarà anche un investimento nella misura, ora ho detto vitalità, ma insomma degli aspetti più positivi. Detto questo, direi che si può chiudere qua. Molte grazie per la partecipazione e per la resistenza, l'antifragilità che avete dimostrato rimanendo qui fino alla fine. Grazie davvero. Grazie a tutti, anche chi ha organizzato. Grazie davvero.